Allora, ore 17:11 si comincia la seduta del Consiglio metropolitano, ricordando che stiamo in diretta streaming. La parola al segretario per l'appello, grazie. Buonasera. De Magistris presente, Cacciapuoti assente. Caiazzo presente, Capasso Elpidio presente, Capasso Francesco presente. Carbone, Vincenzo c'è, assente. Cascone Francesco. Grazie. Cirillo Giuseppe. Per arrivato, Coccia presente, Cirillo presente, Di Maiolo presente, Iorio, Katia Iorio presente, Iovino presente, Iossa, c'è Iossa sì, Lebro, David presente, Lettieri assente, vero? Assente, Maddaloni presente, Marrazzo assente, Pace presente, Pirozzi, Nicola Pirozzi, assente, Quaglietta Alessia presente, Ragosta Rosario, c'è presente, Sgambati presente, Tito assente, Tozzi Paolo presente, Barchetta Giovanni presente. Presidente, sono presenti 19, assenti 6. Seduta è valida, nomino scrutatori Coccia, Ragosta, Iossa. Punto primo dell'ordine del giorno, l'approvazione del verbale della seduta consiliare del 5 ottobre 2018. Se non ci sono osservazioni, prego. Sì, ne volevo far presente che i consiglieri Pirozzi e Tito sono impediti per stasera. Tito per motivi di salute e Pirozzi perché è fuori Napoli, è all'estero, è a Bruxelles. Benissimo. Andiamo avanti, grazie delle comunicazioni di servizio. Approvazione del verbale della seduta del 5-10-18. Se non ci sono osservazioni, approvato all'unanimità. Poi al punto 2 abbiamo comunicazioni. Sindaco, deliberazioni sindacali numero 287-289 del 3 ottobre 18, 313-314-318 il 19 ottobre 18, 356-357-358 il 7 novembre 18, 374-377-386-387 il 21-11-18. Si tratta di prelievi dal fondo di riserva, come da nota allegata. Se non ci sono osservazioni, mettiamo in votazione, no, nemmeno una comunicazione solamente, va bene così. Invece passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, approvazione linee di indirizzo per la predisposizione del piano strategico metropolitano triennale e di identificazione delle zone omogenee, la deliberazione del 19 ottobre 2018. Su questo... Sindaco, sull'ordine dei lavori vorrei... Prego. Ho aspettato che lei facesse le comunicazioni in modo da farle in maniera... tranquilla e non levarle la possibilità giustamente di chiudere la parte iniziale. Volevo dirle che ancora oggi mi viene negato la possibilità di esercitare il mio ruolo di consigliere metropolitano. Lei in quest'Aula ha un doppio ruolo, quello di sindaco e quello anche di presidente del consiglio, perché fa tutti e due ruoli. A me viene negato l'accesso alla conferenza dei capigruppo, non esiste il gruppo misto, io non posso partecipare a quella che è la programmazione e l'ordine del giorno del consiglio. Credo che sia l'unico ente in Italia dove non succede. Lo dico con grande sincerità, tutto questo con una complicità strana, con un silenzio assordante del segretario generale. Io vengo a sapere degli ordini dei lavori del Consiglio tramite le email. Io né posso partecipare attraverso un mio
responsabile come capogruppo, potrei essere io, ma potrebbe anche essere un altro, o in altro modo. È un comportamento assolutamente antidemocratico e unico. Non conosco ente dove non ci sia il gruppo misto e dove sia negata la possibilità a un consigliere comunale o metropolitano di partecipare alla programmazione dell'ente. Credo che sia un episodio assolutamente vergognoso. Ho aspettato settimane, ma chiaramente c'è un silenzio assordante. Vengo a verifico all'interno delle delibere che vengono proposte in consiglio, che purtroppo, come usavano gli antichi romani, c'è anche la cancellazione del mio nome perfino dalle delibere che sono state approvate da me in giunta. Io non c'è più un sistema di garanzia in quest'ente. Chiaramente non lo rivolgo a tutti i presenti, ma in particolare a chi dovrebbe sorvegliare sugli atti, che è il segretario generale. Non ho mai visto che delibere approvate in giunte, presentate dal sottoscritto e proposte dal sottoscritto, in maniera chiaramente continua viene cancellato il mio nome, il mio cognome. Probabilmente ci sarà qualche editto romano, come era a suo tempo, e quindi praticamente la pratica antidemocratica continua in quest'ente. Io non posso fare altro che rivolgermi ad altri enti, perché non ci sta un altro sistema. Lo dico sia al capo di gabinetto che al direttore generale. Voglio sapere come si esercita il ruolo di consigliere metropolitano non partecipando alla stesura degli ordini del giorno, non avendo comunicazioni su quelle che programmazione degli enti, ma solamente con il semplice invio delle delibere metropolitane. Quindi siamo diventati un consiglio che deve solo approvare come un consiglio di amministrazione, ma che purtroppo non dà la possibilità, in maniera democratica, secondo un libero mandato che la Costituzione ci dà, di esercitare un ruolo all'interno di quest'ente. Ringrazio sia il Presidente del Consiglio che il Segretario Generale, che dopo 3 mesi noi stiamo ancora ad attendere che il Segretario Generale dia un parere positivo alla possibilità di partecipare alla vita democratica. Tutto ciò non lede la possibilità di esercitare il ruolo di maggioranza in questo Consiglio. Io sono uno, non sono assolutamente 12, non ho 13 voti per poter esercitare il ruolo di maggioranza, ma mi viene impedito perfino di fare opposizione all'interno dell'ente. Grazie. È stato tirato in causa, darei la parola al segretario, se lo ritiene, di intervenire. Prego. Grazie Presidente. Dunque, la questione che il consigliere Lebro evidenzia è sul tavolo dell'amministrazione da oltre un anno. Per quanto a mia conoscenza, la prossima conferenza dei capigruppo licenzierà, essendo situazione di assenza, come sapete, di commissioni consigliari permanenti, licenzierà il relativo regolamento con la previsione che il consigliere Lebro lamenta. In ogni caso non c'è naturalmente alcun silenzio, non stiamo facendo altro che osservare la prassi che è stata osservata da quest'ente anche con la precedente amministrazione, anche con la precedente vice sindacatura, e regolari risposte sono state conferite, non silenti, ma espresse sia al prefetto. Comunque l'intervento dà l'opportunità di sollecitare quello che ha detto il segretario, l'approvazione sicuramente del regolamento, dove questo tema, come anche altri, con particolare il funzionamento delle commissioni, diventa a mio avviso quanto mai cogente, quindi credo sia anche il luogo in cui affrontare le doglianze del consigliere Libro. Per quanto riguarda punto 3 dell'ordine del giorno, avrebbe dovuto relazionare il consigliere Tito, che, come ha riferito poc'anzi ed è noto anche a noi, per ragioni di salute è oggi impedito a partecipare, quindi mi limiterei a fare io una brevissima illustrazione, perché si tratta di un atto molto importante, un atto preliminare, se così lo vogliamo definire, cioè linee di indirizzo, in cui con questa delibera si dà l'avvio a un confronto democratico, proficuo, dialettico tra tutte le forze e tutti i consiglieri di questo collegio, perché è importante darsi subito non solo le linee strategiche, le priorità in linea con quello che è il dettato normativo della legge Delrio, e anche in modo da poter dare subito delle risposte efficaci dopo il grande risultato che con il contributo di tutti abbiamo ottenuto della liberazione dell'avanzo vincolato, che quindi mette in correlazione la disponibilità di somme insieme a quello che è da una parte il piano strategico e dall'altro l'identificazione delle zone omogenee su cui si registrano già dei lavori che sono stati consegnati, delle bozze molto significative. Io credo che quello che è importante è che con la giornata di oggi
noi diamo l'avvio a un confronto che mi auguro possa essere il più costruttivo possibile, il più proficuo e anche il più celere possibile, perché come mi hanno più volte ricordato gli uffici, almeno per quanto riguarda una parte delle somme, queste sono già disponibili nel 2018, come si può vedere anche da una delibera che viene portata oggi in discussione all'ordine del giorno, e le altre che potranno essere messe in lavorazione all'inizio dell'anno per essere poi operative dalla primavera del 2019. Quindi con questo atto abbiamo ritenuto, insieme agli uffici ho ritenuto, di indicare quelle linee di indirizzo, quelle priorità, quei punti centrali con cui avviare un confronto da oggi fino ai prossimi giorni, alle prossime settimane, con l'intero Consiglio metropolitano, che non ha fatto mancare, devo dire, in queste settimane, ringrazio, già un proficuo contributo alle riflessioni, ai lavori, perché solamente insieme si può fare un piano strategico che sia condiviso, perché parliamo di un piano strategico imponente, parliamo di risorse economiche imponenti, parliamo di un'area metropolitana vasta, piena di esigenze e di bisogni, quindi dovremmo fare sicuramente delle decisioni difficili, ma sono convinto che col contributo di tutte e di tutti potremmo fare, come sempre, un ottimo lavoro. Io mi fermo qui e vedo nell'attesa se ci sono interventi. Consigliere Libre, prego. No, sicuramente è un aspetto positivo che si sia partiti con quello che io definisco una start-up del piano strategico. Io in verità non vedo linee di indirizzo, lo dico con molta sincerità. Io credo che un'amministrazione che abbia come vocazione la pianificazione e la programmazione, che non è solo urbanistica, doveva avere un documento di accompagnamento, una bozza su cui discutere. Cioè questo Consiglio sta dimostrando con l'approvazione di questa delibera sicuramente di fare un passo in avanti e di partire per quello che è la redazione del piano strategico. Ma è un documento, signor Sindaco, senza anima, perché qua non ci sono linee di indirizzo. Lei sa bene che c'era una precedente delibera presentata da me, con questo io l'ho detto prima, credo che sia normale che una maggioranza eserciti il proprio ruolo, quindi non discuto sulle modalità di presentazione dell'atto, io discuto sull'atto. L'atto non ha un documento di accompagnamento, non ha un'idea complessiva di quello che doveva essere il piano strategico, non ha delle linee indirizzi chiare che sarebbero servite sicuramente ai forum per poter discutere sui temi diversi che può comprendere un piano strategico. Io lo vedo un semplice schema, uno start-up di piano strategico senza anima e senza linee di indirizzo. E credo che questo sia dannoso, perché quando si arriverà a questi tavoli tematici, a queste grandi discussioni, senza avere una bozza, senza avere un'idea di base, ci sarà solo un sistema di anarchia nella discussione. Io credo che questo Consiglio avesse un dovere fortissimo, quello di dare una linea su cui discutere, una linea che poteva essere emendabile, su cui si poteva tranquillamente discutere con le varie forze politiche, con le associazioni, con i comitati, con le università, con i sindacati. Questo è solo uno schema per dire: noi ci riuniremo per decidere, per costruire il piano strategico. Credo che non sia corretto scrivere linee di indirizzo. Le linee di indirizzo sono sulla pianificazione, sono sulla programmazione, sono sullo sviluppo. Io non ne vedo all'interno del documento. Però comunque credo che sia un passo in avanti, quantomeno rispetto a una delibera presentata da me un anno fa e un blocco totale sul piano strategico, è sicuramente un passo in avanti verso una redazione importante che è quella del piano strategico. Grazie consigliere Coccia e poi dopo consigliere Cirilli. Il piacere del consigliere Lebro, perché sicuramente il fatto di non partecipare alla riunione dei capigruppo, tra l'altro io ho consegnato circa un anno fa il regolamento per consiglio, come lo statuto per il regolamento del consiglio metropolitano, quindi è indubbio, ci sono stati evidentemente delle motivazioni che sono andate al di là di quella che è la normalità per non portarlo ancora, non averlo ancora attuato, e questo effettivamente è un grave momento. Tuttavia io credo che le linee di principio del piano strategico effettivamente ci fanno fare un grande passo avanti, non un piccolo passo avanti, e il fatto che il consigliere Lebro non abbia partecipato alle riunioni di capogruppo forse non sa che invece il lavoro è molto avanzato.
è molto avanzato perché ciò di cui lui si rammarica, e mi dispiace che se ne rammarica e spero che presto si può risolvere questo problema del gruppo misto, ebbene io penso che viceversa è esattamente quello che stiamo facendo. C'è già una delibera, una bozza di delibera agli atti sulle zone omogenee, è una bozza di delibera direi sufficientemente completa. Si sta lavorando all'organizzazione dei forum, tanto per cominciare stiamo proprio la settimana scorsa ho fatto una riunione con il forum dei giovani ed è il primo forum evidentemente che si fa, ma insomma anche questo è un'attuazione dello statuto, quello statuto tanto inviso ma in realtà che si sta dimostrando di essere di un'estrema democrazia ed anche molto ben fatto. Ci sono le bozze per le zone strategiche, cominceremo appena avremo ovviamente votato questo atto, cominceremo anche le riunioni per zone omogenee e quindi con tutti dai sindaci agli altri enti locali eccetera per poter procedere appunto al piano strategico. Io penso che sia un atto importante, oggi c'è la maturità di poterlo attuare perché c'è una maggioranza diciamo composita, ma una maggioranza che porta avanti questo e lo si può fare anche perché ci sono anche i soldi per poterlo fare. E a questo proposito io voglio dire che ci siamo molto rallegrati, il mio partito ed io, l'avanzo, lo sblocco dell'avanzo di bilancio sia stato finalmente attuato. Perché è questo? Perché noi pensiamo che non è possibile che i comuni cadano a pezzi, che le strade cadano a pezzi, mentre si conserva del denaro così gli enti non possono intervenire. Noi siamo sicuri che questa misura che fu fatta da un governo e da governi liberisti che ci hanno preceduti oggi sia lo sblocco costituisca un elemento molto importante per la vita di quest'ente, ma per la vita anche dei comuni e per il miglioramento della vita dei cittadini. Ecco perché io credo che sia molto importante oggi approvare le linee del piano strategico e perché è il primo momento per poter andare avanti e proseguire su questa strada. Grazie. Grazie consigliera. Il consigliere Cirillo. Allora, buonasera a tutti. Rispetto, caro sindaco, all'ordine del giorno in merito a relazionare su questo punto era il nostro consigliere sindaco di Meta, che è perpetito, che purtroppo, come tutti quanti voi sapete, purtroppo per problemi di salute. Però qualche punto e qualche osservazione bisogna farla rispetto agli interventi che si sono fatti in quest'Aula. In primis, partendo anche dalla questione della conferenza di capigruppo, mi sembra che questo è un problema che sia nato già in precedenza, perché mi sembra che il consigliere D'Agosta già fu sollevato all'epoca, mi sembra che è stato affrontato. Io fortunatamente abbiamo un gruppo molto consistente, il gruppo del Partito Democratico è composto da 7 consiglieri, così come è nato, rappresentato in modo autorevole dal nostro capogruppo, però io dico che quando si ha un confronto, il confronto si può avere a prescindere dai ruoli. A Cardito mi accusano che sono un sindaco un po' forse troppo energetico e faccio tutto, i miei consiglieri comunali hanno difficoltà a venirmi dietro. Ma rispetto a determinati punti come quello di oggi, che stiamo parlando del piano strategico, io non vi chiedo veramente umilmente scusa, ma non penso che questo sia un piano strategico senza anima, perché l'anima ce la mettono i consiglieri comunali, i consiglieri metropolitani, perché se ho capito bene, caro sindaco,
la discussione su queste linee strategiche, proprio sul piano strategico, è proprio costruito insieme a tutti quanti, quindi la rappresentazione di tutti i territori, la rappresentanza di tutti quelli che vogliono dare un contributo, e più democrazie, più anime, più corpo di chi vuole lavorare, perché poi la pigrizia ce l'abbiamo, se non veniamo sollecitati forse non ci muoviamo, ma l'importante è quando poi qualcuno lavora, uno deve fare le proposte. E certamente non mi ricordo che un anno e mezzo fa noi abbiamo fatto qualche discussione su qualche delibera che si stava portando che noi non conoscevamo neanche. Allora io dico, caro la dottoressa Coccia, noi non siamo una maggioranza, noi siamo un consiglio. Siamo un consiglio intero che siamo stati tutti quanti eletti per dare un contributo a tutti i territori dell'area metropolitana. E se chiamiamo maggioranza oggi, noi abbiamo fatto un accordo politico istituzionale affinché la garanzia dei territori. Allora quindi io dico, non è una maggioranza, ma è un consiglio intero che vuole portare qualcosa ai territori, e con questa vittoria, caro sindaco, che proposta sua e anche delle altre città metropolitane, con lo sblocco dell'avanzo di amministrazione, dell'avanzo di amministrazione, si può dare un po' di ossigeno, ma si può dare ossigeno in cosa? Cercando un recupero delle periferie, cercando un'operazione di rigenerazione urbana su vari territori. L'area vesuviana ha delle risorse importanti, ha la risorsa mare, ha la risorsa, c'è il Vesuvio, quindi valorizzando quelle per cercare di creare turismo, occupazione. L'area nord è più, non ha questo tipo di risorse, cercare di trovare altri tipi di mezzi tutti quanti insieme. Questo è il piano strategico. Io sono il delegato dei trasporti, non mi ricordo che ho fatto nessun tipo di riunione con nessuno all'epoca per quanto riguarda la redazione del piano strategico, e mi sembra che i trasporti siano azioni fondamentali rispetto a questo. Allora il mio intervento consiste in cosa? Consiste in un ragionamento sano dove tutti quanti possiamo dire la nostra, tutti quanti devono essere in grado di partecipare, quindi oltre alla conferenza di capigruppo si possono fare anche le riunioni non solo dei capigruppo, ma di chi voglia partecipare a determinate discussioni, quindi anche nel caso specifico i delegati, e perciò possono convocare tutti i consiglieri metropolitani, chi vuole partecipare, e perciò mi scuso perché questo tipo di intervento lo doveva fare Peppe Tito che non è presente, perciò ci siamo alzati, ma solo ed esclusivamente per dire. Il nostro delegato vuole lavorare con tutto il Consiglio affinché possa redigere insieme a tutti quanti delle linee importanti del piano strategico affinché tutti i territori vengano rappresentati e abbiano quelle famose risorse che vengono sbloccate dall'avanzo di amministrazione. Grazie. Confermo l'ottimo lavoro che sta mettendo in campo il consigliere Tito, infatti la prossima volta sicuramente ci darà anche il suo contributo del lavoro che ha messo in campo, e mi ha sempre garantito, come sta dicendo lei, il massimo coinvolgimento chiaramente di tutti i consiglieri e di tutte le forze, che non sono solo le forze politiche, ma anche, come è stato detto prima, forze larghe, ed è per questo che in questa fase ho anche ritenuto di non entrare troppo nel dettaglio, proprio per non dare la sensazione di un impianto non, tra virgolette, negoziabile sul piano dei contenuti e dei valori. Consigliere Pace, prego. A me interessava rilevare la natura della delibera che stiamo discutendo. Certamente non è la delibera in cui c'è il piano strategico, tantomeno è una delibera che in qualche modo costringa il Consiglio Comunale su un percorso obbligato. È una delibera viceversa che giustamente parla di linee di indirizzo, non parla neanche di linee guida. Che sarebbe cosa ben diversa, sarebbero cosa già molto più impegnativa sul piano dei contenuti e della metodologia. La linea di indirizzo esprime esclusivamente la volontà politica, una volontà politica di matrice, non una volontà politica direttiva in assoluto. Di matrice vuol dire che mette in campo alcuni punti essenziali. E questi punti essenziali che mette in campo io credo che siano largamente condivisi, molto più condivisi oggi di qualche anno fa, quando pure fu tentato di fare un discorso analogo, molto più condivisi perché nascono dal confronto che c'è stato politico, grazie anche ad un accordo istituzionale che ha consentito al nostro ente di navigare in questi 3 anni, pur senza una maggioranza politica, però con una maggioranza di intenti tesa a fornire il miglior servizio possibile al territorio. Questo significa che in questa delibera noi siamo
chiamati a prendere atto di quello che abbiamo costruito finora e rilanciarlo come punto di partenza per la costruzione di questo piano strategico. E mi permetto soltanto di evidenziare alcuni punti che mi danno la sicurezza di essere assolutamente inattaccabili sul piano, non soltanto dei contenuti, ma anche della buona fede e della correttezza politica e istituzionale che ci ha retti. Perché se andiamo a vedere la delibera nel suo corpo, ci propone due assetti fondamentali, soprattutto di guida. Uno è riguardo allo sviluppo economico del territorio. La delibera fa una introduzione nella quale ricostruisce la situazione attuale per sommicati, indica sostanzialmente due direttrici che sono soltanto apparentemente distanti. Una è cultura e turismo e l'altra è edilizia scolastica, che però hanno un unico comune denominatore. Indicare la strada dello sfruttamento, tra virgolette, lecito e sostenibile dei nostri enormi bacini culturali che abbiamo, e non sono soltanto quelli della civiltà greco-romana, e che passino però attraverso la possibilità di garantire effettivamente il diritto allo studio, perché ciò che resta di un bacino culturale non è tanto la pietra quanto la memoria viva che ne conserva la popolazione, e quindi la scuola da questo punto di vista è assolutamente necessario alla chiusura del discorso sulla cultura, rapporto cultura e turismo. Il secondo assetto è l'incremento della qualità della vita tramite la salvaguardia dell'ambiente, e questo anche è un caposaldo inattaccabile, non solo perché ha le sue radici europee molto consolidate in accordi che ci legano indissolubilmente al meglio della tradizione occidentale al riguardo, ma anche considerando che il nostro territorio metropolitano è in assoluto il più urbanizzato d'Italia e la fascia costiera è in assoluto la più urbanizzata del mondo, il che significa che nessun discorso sulla qualità della vita si può fare senza tener presente l'esigenza del recupero del suolo, quindi non soltanto di frenare il consumo di suolo, ma di recuperare il suolo che è stato consumato in maniera scellerata negli anni e restituirlo alla sua funzione biologica, non soltanto di territorio edilizio, ma di terreno nel quale poter vivere in maniera sostenibile e compatibile con la nostra natura di mammiferi e di animali. E quindi l'urbanistica da questo punto di vista è un asse centrale, così come la qualità dell'aria, che richiama la questione delle energie riciclabili non soltanto, ma richiama anche più in generale un concetto di decrescita tale che pur mantenendo, anzi incrementando i ritmi della cosiddetta crescita economica, si decresca però nel consumo delle risorse e si ottimizzi le risorse che si hanno, mettendo in condizione il pianeta di vivere un'esistenza più decente da qui a qualche secolo. Infine il contrasto del dissesto idrogeologico, e se permettete, c'è un'altra delibera anche oggi molto importante che noi andiamo a approvare, perché nonostante che il Capo Miseno sia per metà venuto giù 3-4 anni fa, eccetera, il dissesto delle nostre coste, che sono coste friabili, perché ricordo a tutti che sono coste essenzialmente tufacee, non si tratta di né di terreni calcarei né di altra natura che in qualche maniera possa resistere all'usura del mare e del vento, si tratta di tufo che ha bisogno di essere assolutamente protetto. Noi abbiamo un'erosione delle spiagge e delle coste che non afferisce soltanto al prelievo di ghiaia dai fiumi e alla distruzione degli argini e quindi l'impossibilità dei fiumi di potersi espandere e trattenere il sedimento, ma nasce anche dalla natura stessa del nostro territorio, che non è compatibile con la mancanza di manutenzione. Già abbiamo perso gran parte delle nostre spiagge e rischiamo di perderne ancora. Allora, se mettiamo insieme queste due cose, abbiamo già una visione complessiva che non è soltanto una visione politica, ma è una visione, se mi permettete, veramente, stavo per usare un termine che è meglio non usare perché è troppo filosofico, diciamo di finalizzazione della nostra epoca al di là della politica, ma per quanto riguarda la qualità della vita e soprattutto lasciare ai miei nipoti, ai vostri nipoti, un territorio meno devastato. Infine vorrei ricordare che questo atto di indirizzo prende le mosse anche dall'importante protocollo ANCI delle metropoli strategiche, a cui noi abbiamo aderito come Consiglio Comunale nel maggio del 2018, che ci inserisce in un canale virtuoso di collaborazione istituzionale, di scambio di energie, di scambio di competenze e, se permettete, anche di scambio di risorse, di cui
cui siamo percettori e che intendiamo quindi utilizzare sia per la rifunzionalizzazione del nostro ente, così come previsto, ma anche come da dettato dell'accordo per una opportuna individuazione delle zone omogenee. Quindi mi sembra che quest'atto di indirizzo abbia alcune caratteristiche assolutamente fondamentali. Primo, è stato ampiamente condiviso nel lavoro di 3 anni e raccoglie il contributo di tutti i gruppi che hanno partecipato non solo alla capigruppo ma tutto al lavoro del Consiglio. Seconda cosa, è ben centrato, ha delle gambe ben solide sia sul piano politico che sul piano culturale e, se mi permettete, anche sui prodromi scientifici che richiede come prerequisito per poter essere applicato. Ed infine, cosa da non trascurare, si inserisce in un cammino virtuoso che altri enti e lo Stato stesso hanno intrapreso per il futuro delle città metropolitane. Grazie. Grazie consigliere Pace. Ha chiesto di intervenire il consigliere Iovino. Prego. Buonasera a tutti. Innanzitutto, come dire, faccio una riflessione molto breve e soprattutto leggera, al di là di quelli che sono i contenuti, diciamo, scientifici che ci ha dato e tecnici il consigliere Pace. Innanzitutto faccio un appello al sindaco, un appello importante anche rispetto alla luce del piano strategico, il quale in alcune città, diciamo, dei mari, in particolar modo la città di Lisbona, già negli anni '80, pur non essendo obbligatorio, perché in Italia è stato introdotto poi nel '56 il piano strategico, ne ha trovati grandi vantaggi. Oggi noi affrontiamo, diciamo, una delibera importante su, in termini di numeri, in numeri pratici, e sicuramente al di là di quello che altre forze politiche ritengono, io penso che ci sia stata una piena condivisione, fosse solo per quanto esposto precedentemente da Cirillo, perché ognuno di noi qui, quando c'è stata, diciamo, quel compito istituzionale da parte di tutte le forze politiche, era in rappresentanza dei territori, quindi ognuno di noi quotidianamente viene qui a rappresentare una serie di istanze, cioè altrimenti non avrebbe senso né il sistema elettivo né tantomeno il sistema democratico rispetto al quale ci siamo organizzati in città metropolitana. Quindi dire che a volte le cose non vengono fatte o vengono fatte male, penso che si rappresenti male la verità. La verità è un'altra, la verità è quella che quotidianamente, sia l'assenza di Tito, ma diciamo lo stesso Cirillo, Peppe Ossa, quotidianamente lo stesso Paolo e gli altri consiglieri di Forza Italia vengono in qualità di consiglieri metropolitani eletti principalmente nei propri territori, e in virtù di queste noi chiediamo all'assise del Consiglio metropolitano, a prescindere da quell'accordo politico di appartenenza, di avere dei risultati. I risultati parlano chiaro, stanno davanti agli occhi di tutti, lo dice la delibera, lo dicono gli atti e gli impegni di spesa che abbiamo fatto fino adesso. L'appello che faccio al sindaco, che è un atto importante, quello del piano strategico, abbiamo risorse per quasi 500 milioni di euro, dico quindi sindaco, ben sta guidando quest'ente, ben ancora di più spenda queste risorse affinché quegli ostacoli che vedono da un lato i disagiati, i poveri, diciamo i precari del lavoro vengono quotidianamente a sottoporci delle questioni, a volte in chiave di natura urbanistica, in chiave di natura tecnica, in chiave di natura scolastica e di edilizia scolastica. Dico, ben sindaco, fai, come dire, attenzione, ma lo fai già quotidianamente, ma l'appello che ti invito è di tenere presente anche le forze politiche, che in un certo qual senso a volte ci rappresentano delle difficoltà, degli ostacoli, a volte rappresentano un ostacolo anche per noi stessi. Dico, siamo democraticamente, perché le grandi città, che anche pur non essendo obbligate negli altri stati a emettere un piano strategico, noi quell'atto di governo quotidianamente ci è invitato a fare, ti invitiamo a ripeterlo, ti ringrazio, e come dire, di questi grandi ostacoli facciamone grandi virtù e grandi, diciamo, responsabilità. Grazie. Grazie consigliere. Allora mettiamo il consigliere Cascone, no, anzi scusi, consigliere Capasso e consigliere Ragusa. Allora, Capasso Francesco. Capasso Francesco, Ragusa, libero. Ok. Allora, innanzitutto grazie per la parola. L'intervento di questa sera purtroppo sarà sempre sulla falsa riga degli interventi delle sedute precedenti, perché ahimè purtroppo viene sempre seriamente compromessa la partecipazione di tutti i consiglieri
su argomenti importanti come quelli che stiamo affrontando oggi. Viene detto che, o meglio, si è appreso questa sera che c'è una bozza già in fase avanzata e questo fa piacere, ma la domanda è lecita: con la collaborazione di quale forze politiche? Io personalmente, in qualità di consigliere del Movimento 5 Stelle in città metropolitana, non sono mai stato invitato per sapere il nostro punto di vista in merito, per poter dare un contributo, che adesso farò in questa assise in merito a quelle che sono le linee generali. Convocazione delle conferenze dei capigruppo che vengono fatte con meno di 24 ore di preavviso, che per chi come me è un dipendente di un'azienda privata, lo rendono impossibilitato a poter giustificare quella che è la propria assenza o poter comunicare per tempo alla propria azienda l'assenza sul luogo di lavoro. Di conseguenza ci ritroviamo nella situazione che la vita democratica di questa assise, di questo consiglio è seriamente compromessa. Purtroppo, come già è stato detto da chi ha fatto qualche intervento prima di me, l'assenza delle commissioni permanenti di per sé già limita quello che è il contributo che noi consiglieri possiamo dare per far sì che il lavoro della città metropolitana possa essere ampiamente condiviso, non a parole, ma con i fatti. Quando sono subentrato a Danilo Cascone, questo vi chiesi, fu quasi una preghiera da questo punto di vista. Vi dissi: io non voglio essere un membro di minoranza costretto a votare sempre di no, perché quello è il costume che deve rappresentare la minoranza, votare sempre parere negativo perché ci si oppone a qualsiasi cosa, quello che è il concetto di minoranza che viene diffuso sempre politicamente parlando, non in questo ente. Voglio poter dare un contributo, voglio poter dare il mio contributo in merito a quelle che saranno le scelte che vengono prese. Ma come faccio a dare il mio contributo se non vengo messo in condizione di poter partecipare a quelle che sono decisioni importanti come quelle di oggi? Queste linee generali del piano strategico, ad esempio, avessi avuto la possibilità di confrontarmi, avrei detto che hanno un'assenza importante, quello del sostegno all'imprenditorialità. Poteva essere uno spunto dal quale partire. Molte città metropolitane prevedono cose del genere. Avrei potuto proporre delle idee. Ad esempio, si parla del ciclo rifiuti. Quali sono le idee sul ciclo rifiuti? Sono state buttate lì 3-4 paroline. Su che cosa lo vogliamo improntare? Sul riciclo, sul riuso, su un corretto utilizzo della raccolta differenziata? Non c'è scritto. Possibilità di poter dare questo contributo è negato a tutti i consiglieri. Allora sì, è vero, possiamo venire in questa, possiamo recarci in città metropolitana a presentare delle istanze, ma questo lo possono fare anche tra virgolette i cittadini, le associazioni. Noi qui non siamo in veste di associazione, non siamo in veste di cittadini, siamo in veste politica e non siamo messi in condizione di poter dare un serio contributo. Siamo qui ogni volta per fare un alzamano ed esporre un parere positivo o un parere negativo in base ad atti per il quale non ci è stato chiesto un parere, non ci è stato chiesto un contributo costruttivo. Semplicemente viene sempre ricostruita l'immagine della minoranza che deve rompere le scatole, della minoranza che voterà a parere contrario, ma non ci si fa un passo indietro e si pensa perché si vota a parere contrario. Perché siamo persone alquanto intelligenti, abbastanza intelligenti, per poter dare un contributo. E nel momento in cui questa possibilità ci viene negata, non saremo mai qui a votare un parere favorevole sulla base di un progetto per il quale non ci è stato chiesto nessun parere, nessun consiglio, nessun contributo, che può essere respinto perché può essere non condiviso. Uno non chiede la condivisione, ma almeno la possibilità di poter esprimere il proprio punto di vista, che puntualmente viene negato. Giusto una precisazione di metodo, forse prima non sono stato particolarmente efficace. Qui non c'è un atto con cui si è confezionato un provvedimento e da domani mattina è chiuso. Quindi innanzitutto stiamo semplicemente all'inizio e non entrare nel dettaglio probabilmente è anche un esercizio di rispetto democratico di tutte le forze, perché avrei anche potuto esercitare una maggiore, come dire, funzione di piano strategico nel dettaglio ed è stata una scelta condivisa. Secondo, mi permetto di dire che le sedi in cui ci si può esprimere ci sono, la conferenza dei capigruppo, ovviamente diversa è la posizione del consigliere Lebro, l'ha espressa prima,
lei viene invitato, magari questa cosa la verificheremo, non sono al corrente del fatto se ci sia un congruo meno preavviso, però i luoghi in cui si possono esprimere non solo le opinioni ma anche di poter incidere ci sono, quindi posso essere garante del fatto che nessuna decisione abbiamo già preso e quindi da oggi si inizia un percorso in cui lei non solo personalmente ma anche come espressione di un movimento politico avrà tutti gli spazi per poter portare le proprie non solo opinioni ma proprio le proprie proposte concrete non solo sui temi che ha indicato che sono ampiamente condivisibili ma anche su altri di cui ci dovremmo confrontare nei prossimi tempi. Di questo io mi farò per quello che posso garante che tutti debbano e possano partecipare a questo processo che è davvero così importante che sarebbe assurdo che qualcuno rimanga fuori, sinceramente non è questa la mia idea ma credo che non è questa l'idea di nessuno. Consigliere Agosto. Sindaco, colleghi, sì, vabbè, io rispetto a questa delibera ho messo a conoscenza la segreteria di un emendamento. Innanzitutto queste sono linee di indirizzo, quindi volevo tranquillizzare anche i consiglieri che magari non si sentono coinvolti, che al di là di tutto, come già ha detto qualche altro mio collega prima di me, le linee di indirizzo sono una volontà politica e poi c'è un grosso lavoro da fare, cioè quello di realizzare quindi l'atto finale per il piano strategico. Quindi come prima abbiamo sentito dal segretario generale che nel prossimo consiglio sarà anche portato all'ordine del giorno il regolamento sulla funzione del consiglio dove darà la possibilità di far insediare le commissioni, magari anche in sede di commissioni questa delibera potrà avere il giusto spazio che merita e come anche io, come ben sapete, non partecipo alla conferenza dei capigruppo, però sono convinto di dare il mio contributo sempre e l'ho sempre dato e quando magari ho avuto difficoltà ho avuto sempre un supporto da parte dei capogruppo e da parte di tutta la segreteria generale e delle direzioni. Ho portato un emendamento, se posso illustrarlo sindaco prima della votazione finale o lo vuole? Posso? Okay. Lo anticipi così poi dopo lo votiamo. Perfetto. Allora l'emendamento è solamente una precisazione che va aggiunta a questa delibera poiché le funzioni delle città metropolitane sono ben definite nella legge 56 del 2014 nella quale l'ex ministro Del Rio ha dettato delle funzioni fondamentali alle quali noi stiamo abbiamo predisposto questo atto e ci dobbiamo attenere. Anche se in maniera implicita l'agenda digitale, la semplificazione va un po' a supporto di tutti i punti in delibera, però non c'è il riferimento esatto. Quindi ho presentato questo emendamento di cui al punto 3 precisamente di inserire nel capoverso ritenuto che dopo il punto A sotto l'edilizia scolastica che cita agenda digitale e semplificazione amministrativa in applicazione dell'articolo 1,10 del proprio statuto la città metropolitana punta a contrastare la situazione di persistente debolezza nell'utilizzo dei servizi e governance da parte di cittadini ed imprese dell'area metropolitana e pertanto in armonia con le linee guida dell'agenda digitale europea ed italiana intende investire nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come fattore strategico per lo sviluppo economico e sociale del territorio e l'implementazione dell'efficacia e l'efficienza dei procedimenti amministrativi gestiti dalle pubbliche amministrazioni. Quindi è una cosa sancita dalla legge 56 che ritroviamo anche nel nostro statuto ed era giusto inserirla anche in questa delibera, in particolare al punto A sotto edilizia scolastica. Grazie. Grazie, il consigliere Libro ha chiesto l'intervento. Occupato di piano strategico e anche dopo qualche riunione all'ANCI a Roma, effettivamente andai a verificare quello che nelle altre città metropolitane era stato fatto
e se effettivamente quale poteva essere il costo della costruzione di un piano strategico. Sembra un qualcosa di immateriale, ma poi organizzare i forum, pubblicazione, cioè dare la possibilità a tutta quella parte laica a cui alludeva il sindaco e che credo che sia la parte più importante, no? Perché poi il consiglio si può riunire sempre, ma è molto più complesso riunire università, sindacato, associazione, comitati, tutto quello che chiaramente le forze politiche intendono invitare e far partecipare. Di solito una delibera, mo se la voglio vedere come linea di indirizzo, io stesso ho criticato, ma il sindaco ha chiarito che non ha voluto dare delle linee guida forti, non ha voluto marcare neanche con una bozza, ma ha voluto dare la possibilità dopo di poter costruire il piano strategico. Ma devo dire che mi sembra incredibile, mi dispiace che non ci sia il consigliere Tito, che non lo vedo neanche nell'atto come presentatore della delibera al piano strategico, e mi sembra che sia il delegato al piano strategico. Avrei voluto fare la domanda a lui, ma la faccio a chi volesse rispondere, il sindaco sicuramente lo può fare. Come mai questo atto così importante, che praticamente non solo è lo start-up del piano strategico, ma è lo start-up dell'area metropolitana, perché la città metropolitana senza piano strategico non esiste, sia senza previsione di impegno di spesa? Mi interessa saperlo, perché vorrei sapere tutta questa democrazia, questa partecipazione, questa possibilità di fare i forum, e nell'atto non ci stanno neanche 10.000 euro. In particolare, la città che ha speso di meno ha speso 500.000 euro, giusto per dare dei parametri, città molto più piccole di Napoli hanno speso 500.000 euro per organizzare forum, convegni, pubblicazioni, consulenze, partecipazioni di dipartimenti universitari, laboratori, sindacati. Se me lo dite mi fa piacere, perché non c'è copertura di spesa. Sì, anche 1 milione per Milano, Torino, non è che me lo sono inventato. Allora, direttore generale, per un intervento tecnico. Sì, allora, le spese a cui faceva riferimento giustamente il consigliere Lebbro afferiscono al titolo primo, spese correnti. Tra l'altro la città metropolitana di Napoli, come le altre città metropolitane, riceverà sostanziali trasferimenti proprio per la costruzione del piano strategico. Si parla dai 200-300.000 euro all'anno sul triennio. Essendo titolo primo spese correnti, se le avessimo appostati adesso, tecnicamente saremmo stati nella necessità di spenderle entro la fine dell'anno. È ovvio che noi stiamo avviando un processo che porterà alla costituzione dei forum all'inizio del 2019, quindi è corretto che queste spese vengano imputate sul bilancio 2019, che verrà discusso entro la fine di quest'anno. Grazie. Bene, grazie al dottor Cozzolino. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione l'emendamento in cui c'è il parere favorevole del dirigente proposto dal consigliere Agosto e poc'anzi già illustrato. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, astensione del consigliere Capasso e del consigliere Libero. Francesco. Allora, mettiamo in votazione la delibera di cui al punto 3 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, a maggioranza con l'astensione del consigliere Francesco Capasso e il consigliere Libro. Immediata esecuzione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Passiamo al punto 4 dell'ordine del giorno, viadotto sulla strada regionale ex strada statale 87 Sannitica, infratta maggiore, assegnazione di fondi per verifiche strutturali e progetto di consolidamento. Euro 175.000, ratifica deliberazione sindaco numero 285 del 3 ottobre 18 di variazione del bilancio di previsione 18-20 adottata in via d'urgenza ai sensi della normativa vigente, delibera sindacale 285 del 3 ottobre 2018. Metto in votazione la delibera, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, a maggioranza astensione consigliere Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Delibera numero punto 5, ratifica deliberazione sindaco numero 288 3 ottobre 18,
adottata con i poteri del Consiglio ai sensi dell'articolo 175,4, violazione dell'esercizio finanziario di euro 23.000 circa per il finanziamento delle somme anticipate al consorzio Consafrag per il giudizio Parisi. Deliberazione il 3 ottobre 18. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, astensione dei consiglieri Lebro e Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 6, finanziamento numero 12, interventi per lavoro di manutenzione straordinaria, sistemazione rete viaria, ripavimentazione, riqualificazione sulla rete stradale di competenza Città Metropolitana di Napoli, applicazione dell'avanzo di amministrazione libero al bilancio di previsione 18-20 per euro 14.271.600 complessivi, ratifica deliberazione sindaco metropolitano numero 349 del 7 novembre 18, variazione di bilancio di previsione, aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, elenco annuale, deliberazione sindacale 349 del 7-11-18, ringrazio il consigliere Cacciapoti per il lavoro fatto, metto in votazione. Volevo sapere se era possibile avere qualche delucidazione in più su questo punto all'ordine del giorno da qualche consigliere o da qualche tecnico o dipendente della Città Metropolitana, grazie. Sì, consigliere Capasso, diamo la parola direttamente al direttore generale Corsolino, prego. Allora, qua sostanzialmente è uno dei sostanzialmente l'applicazione del cosiddetto avanzo libero, quindi a seguito della circolare del Ministero che ha reso disponibile l'applicazione dei circa 420-440 milioni di euro, è stato chiesto agli uffici tecnici, sia gli uffici che gestiscono la rete viaria provinciale, sia agli uffici della scolastica, di promuovere tutti gli interventi che avessero già una progettazione in fase avanzata. Quindi, qua abbiamo la delibera di 12 interventi sulle strade, c'è il dirigente che ha riversato, consentitemi il termine, in questa delibera tutta la progettazione che aveva a disposizione. Infatti la sommatoria di questi 14 milioni sulle strade più i 16 milioni che troverete sulla scolastica rappresentano i primi 30 milioni che noi stiamo applicando di avanzo libero. Tra l'altro, diciamo, è stata aggiunta anche un'ulteriore delibera che verrà esposta poi dal consigliere delegato sull'ambiente, in cui ci saranno altri 32 milioni sempre in applicazione dell'avanzo sulle tematiche concernenti l'ambiente. Grazie. Solo un'altra domanda. Consigliere Capasso ha alzato. Ah, va bene, consigliere Lebro. Allora. No, volevo solo sapere dal segretario generale, ma effettivamente, siccome nel ritenuto e nella proposta c'è scritto che bisogna chiaramente aggiornare il piano triennale, ma non andava prima aggiornato il piano triennale? E il DUP prima di approvare stanziamenti del genere? Chiedo scusa, come è possibile vedere dal testo, dal dispositivo del testo, è contestuale l'aggiornamento del piano triennale alla variazione di bilancio. Come sapete, l'assestamento del bilancio non è più a novembre, normalmente a luglio, per disposizione di legge, però le ultime variazioni di bilancio vengono compiute dagli enti di norma entro il 30 novembre. E come sapete, oggi il Consiglio delibera perfino in anticipo. Non so se il consigliere Capasso voleva riprendere la parola, mi era sembrato. Sì, prego. Allora, spiego il perché di questa richiesta di delucidazione in merito. Perché personalmente spero che in futuro agli atti che sono stati consegnati ai consiglieri per questa seduta venga allegata magari anche una relazione tecnica, dalla quale si possa evincere ad esempio che le strade di competenza della Città Metropolitana di Napoli godono, tra virgolette, di un ottimo stato e che pertanto le uniche che presentano criticità che comportano per l'appunto l'investimento di queste somme siano quelle citate nella delibera presentata. Perché la stessa cosa, poi un ragionamento che andremo a fare, lei l'ha anticipato, io sarò breve da questo punto di vista perché poi ne parleremo al punto 8, in merito all'edilizia scolastica. Cioè, la mia volontà, il mio desiderio più che altro, più che volontà, è quello, tra virgolette, di poter vedere anche delle informazioni in più, non essere chiamato a votare
per 12 milioni di euro di interventi per la rete stradale o 15 milioni per l'edilizia scolastica, che sono dei provvedimenti importanti, fondamentali, ma vorrei poter avere anche l'assicurazione sul fatto che tra le scuole scelte e tra le strade scelte, le restanti che non sono state individuate, le restanti che non sono, tra virgolette, state coinvolte in progetti presentati, non siano in condizioni magari peggiori o che richiedano altrettanto impegno da parte della città metropolitana, che non è stato riconosciuto e non è stato visto. Per questo chiedevo un intervento per illustrare meglio quella che era la proposta all'ordine del giorno al punto 6. Perché per me è importante, leggo soltanto che si fa riferimento ad una relazione, però questa relazione, ad esempio, a noi consiglieri non è stata allegata, ho provato da stamattina a cercare di averne una copia, non sono riuscita ad averne copia, quindi ci ritroviamo nella situazione che vorrei avere in futuro, questo è l'auspicio che ho, una documentazione maggiormente dettagliata per poter dare anche, tra virgolette, delle risposte ai nostri cittadini, ma soprattutto anche dal punto di vista comunicativo da parte vostra, perché ad esempio uscirsene con, abbiamo all'incirca, mi correggerete se mi sbaglio, 350 scuole che sono di competenza della città metropolitana, vi vogliamo dare una bella notizia, solo 12 hanno problematiche e pertanto solo su quelle interverremo, dal punto di vista comunicativo, una buona iniziativa da parte vostra, perché si va a rassicurare. Invece questi progetti, sia per le scuole che per le strade, non sappiamo se sono progetti che già erano, tra virgolette, depositati e nel frattempo non c'è stato un aggiornamento per vedere la restante rete stradale in che condizioni versa, oppure se è stata fatta un'indagine su tutta la rete stradale di competenza della città metropolitana e soltanto in questi casi si è ritenuto di dover intervenire in maniera straordinaria, in maniera urgente. Questa cosa purtroppo dalla presentazione degli atti, sia al punto 6 che al punto 8, non si evince. Diamo un'altra volta la parola al direttore generale, magari chiedendogli di essere più esaustivo, come sollecitato al consigliere Francesco Capasso. Grazie. Allora, molto velocemente, tecnicamente, poi ho visto che c'è anche il consigliere delegato alle scuole. Allora, rispetto all'anno scorso, dove non avevamo a disposizione l'avanzo libero, ci fu una serie di riunioni delle capogruppe dove si andò a definire quelle che erano le emergenze sia sull'edilizia scolastica piuttosto che le reti viarie, e fu fatta una scelta ovviamente politicamente alta su quelle che erano considerate dalla politica gli interventi maggiormente critici. Quest'anno, con lo sblocco dell'avanzo libero, non c'è stata questa riflessione, si è semplicemente chiesto ai dirigenti, quindi ai tecnici, di finanziare tutti gli interventi che avessero una progettazione esecutiva, quindi cantierabili immediatamente, a prescindere dalle zone che interessavano. Quindi tutta la progettazione immediatamente cantierabile ha trovato finanziamento in queste due delibere. Grazie. Ha chiesto lei di intervenire, consigliere Marrazzo. Sì. Questa variazione, per quanto concerne le scuole, parlo io perché oggi il consigliere Cacciavuoti è assente per malattia, quindi per assenza giustificata. Ma la maggior parte di questi interventi, anche per quanto concerne le scuole, perché poi sarà alle strade, mi perdoni, perché poi sarà collegato anche per le scuole, questi riguardano appunto degli interventi da fare in dei comparti. Quindi comparti che riguardano un'intera rete viaria, quindi sono come gli accordi quadro, che cosa significa? Noi ne abbiamo, dopo quando ratifichiamo il punto 8 per le scuole, dove c'è una variazione di bilancio per 15 milioni, 6 milioni sono previsti appunto per l'accordo quadro. L'accordo quadro vi consente di intervenire immediatamente nelle scuole dove ci sono criticità, quindi non sono soltanto dei progetti dove noi già abbiamo esecutivi che dobbiamo mettere a gara entro fine anno, però riguardano appunto anche altri 6 milioni dove si può intervenire immediatamente a seguito dell'aggiudicazione di ogni singolo accordo quadro. Grazie. Consigliere Di Maiolo. Grazie Sindaco. Volevo, relativamente alle strade, chiarire, se mai ce ne fosse bisogno, che diversamente da come diceva forse il direttore generale, io mi sono comportato anche con il dirigente, ma già con il consigliere delegato, che forse per la prima volta i soldi dei progetti che avevamo a disposizione sono stati fatti accordi quadri su tutte le strade della città metropolitana. Quindi mai come questa volta, con questi interventi
riuscirà la città metropolitana a fare interventi ramificati su tutto il territorio metropolitano. Quindi, e c'è il dirigente presente eventualmente se vuole confermare questa cosa. Quindi voglio dire, tra l'altro il sindaco stesso l'ha detto prima, i progetti che c'erano sono stati finanziati tutti, ma su questa attività in modo particolare sono stati ridistribuiti su tutti i territori. Quindi, tra l'altro poi per le scuole l'ha chiarito bene il consigliere delegato. E quindi per l'altra cosa volevo dire, sindaco, se mi consente, se la delibera che il punto aggiuntivo che lei ha mandato in data 27/11 e precisamente ovviamente tutti e due, l'integrazione e la modifica del DUP perché è propedeutica e la variazione al bilancio per la condizione di finanziamento diretto del comune per la città metropolitana, ovviamente per l'ambiente, se è possibile, visto che ci sono tanti punti all'ordine del giorno, anticiparlo quindi al punto 30 in modo tale che prima della discussione dei debiti fuori bilancio, in modo tale che abbiamo più tempo per poterla discutere, data l'importanza e la rilevanza della delibera. Se magari prima del punto o vuole che la faccio dopo a inizio la richiesta, finiamo di votare questa e subito dopo votiamo questa sua richiesta di inversione dell'ordine del giorno. Anche io voglio giusto per precisare, perché la richiesta del consigliere Francesco Capasso, come dire, merita un ulteriore chiarimento. Devo dire che in questi periodi, negli ultimi tempi soprattutto, ma già da un po' di tempo, sia sulle strade che sulle scuole in particolare, si sta facendo un lavoro davvero di dettaglio in cui si tiene conto ovviamente innanzitutto delle segnalazioni che ci fanno i dirigenti e gli uffici competenti per quanto riguarda le priorità. Però anche qui adesso c'è una delibera importante su un finanziamento di circa 14 milioni di euro. Sicuramente ci saranno altre esigenze su cui intervenire, ma come diceva anche il consigliere Di Maiolo, si sta facendo un lavoro che davvero interessa l'intero arco della città metropolitana. Quindi a questo punto l'emendamento era stato votato, bisogna mettere in votazione, anzi non l'emendamento, va messo in votazione la delibera di cui al punto 6 dell'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, a maggioranza astensione Francesco Capasso e Lebbro, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Come prima mettiamo in votazione la richiesta del consigliere Di Maiolo di inversione dell'ordine del giorno, nel senso che il punto 2 di cui all'integrazione dell'ordine del giorno, il punto 1 e il punto 2 vengano inseriti dopo il 30, se ho capito bene, dopo il 29, quindi da inserire al punto 30 dell'ordine del giorno, trattandosi di argomenti particolarmente delicati. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione dei consiglieri Francesco Capasso e Davide Libro. Quindi passiamo a questo punto, al punto 7 dell'ordine del giorno, ratifica deliberazione sindaco numero 353 7 novembre 18, variazione di bilancio dei poteri del consiglio per quanto riguarda l'applicazione all'esercizio 2018 l'avanzo vincolato per 185.000 euro, delibera numero 353. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione dei consiglieri Lebbro e Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. Come prima passiamo alla delibera numero 8, in qualche modo già di cui si è discusso poc'anzi, la ratifica di deliberazione del sindaco 381 21 11 18, variazione bilancio di previsione, avanzo per complessivi 15 milioni di euro ai fini del finanziamento di vari interventi di edilizia scolastica presso gli istituti di competenza della città metropolitana. Chiede di intervenire il consigliere Libero, prego. Sì, io ho ascoltato con attenzione e giustamente mi è stato riferito, non mi credo, sia dal delegato che dal direttore generale, che praticamente come sulle strade è stato chiesto agli uffici e ai tecnici, che personalmente stimo, quali fossero le progettazioni chiaramente esecutive, sindaco, cantierabili. Io volevo chiedere a chi volesse rispondere a che livello di progettazione, perché io dalle schede leggo un SC che non so se vuol dire progetti esecutivi, quindi io chiederei al segretario generale, perché l'idea era chiara: uno va a finanziare, diciamo in pochissimo tempo, ciò che ha
nei propri chiaramente faldoni, quei progetti esecutivi che sono immediatamente cantierabili. Volevo chiedere, ho visto all'ultima scheda, effettivamente qual è il livello di progettazione che avevamo all'interno delle nostre carte. Perché io leggo SC. SC, vorrei capire che cos'è. Perché potrebbe essere stima costi, che non vuol dire progetto esecutivo, scusatemi. Appena, se lei ha finito, darei la parola al consigliere. No, c'è anche il consigliere Marrazzo che ha chiesto di intervenire, se no ci sono i tecnici. Prego, consigliere. Allora, questi 15 milioni ci sono una serie di interventi, tra cui uno di 1,5 milioni che abbiamo rifinanziato, che riguarda appunto DTC Moscati di Sant'Anna. In questo caso non solo c'è la progettazione esecutiva, ma la gara qui è stata anche bandita. Siccome non si è concluso, non c'è stata l'aggiudicazione entro il 31 dicembre del 2017, i fondi sono andati in economia e adesso c'è la necessità di rifinanziare. Altri 5 di questi finanziamenti di 1,2 milioni euro ognuno riguardano i 5 ambiti, sono 5 accordi quadro per tutti i 5 ambiti delle nostre scuole e anche qui ci sono le progettazioni esecutive. Per quanto concerne gli altri interventi, che sono di 600, 1,2 milioni, 1,3 milioni per quanto riguarda il Panzini, 1,3 milioni, il Righi, 1,3 milioni, il Serao 600 mila euro, così come il Colosimo, anche qui ci sono tutte le progettazioni. Perché se noi, io allora, per quando sono state portate questi progetti, io ho avuto rassicurazione dagli uffici che ci sono per tutti le progettazioni eseguite, perché devono essere immediatamente bandite. Segretario, vorrei sapere SC che cos'è, gentilmente. Diamo la parola al dirigente, all'ingegnere Gaudino. Prego, ingegnere. Dunque, se notate, questi importi sono tutti inferiori a 1,2 milioni. Quindi non c'è bisogno, secondo diciamo, la normativa vigente del decreto legislativo 50, di allegare uno studio di fattibilità né un progetto esecutivo. SC significa stima costi. Quindi è il quadro economico, per intenderci. Quindi cioè non toglie naturalmente che quello che ha detto il consigliere Marrazzo, che tutti questi progetti che noi abbiamo candidato sono tutti progetti che andranno imbanditi entro il 31-12 di quest'anno. Quindi sono tutte progettazioni in fase molto avanzata. Consigliere Lebro, prego. Sindaco, io vorrei chiarire una cosa. Cioè, a me, io l'ho detto e lo ripeto, io ho una stima, direi quasi incondizionato, dei dirigenti, quindi mi rivolgo alla parte politica, perché come diceva il collega dei 5 Stelle, aveva ragione, qui c'è un indirizzo politico, perché il direttore generale ha detto con grande chiarezza che sono stati presi dai cassetti i progetti esecutivi e sono stati finanziati, e io approvo in pieno questa linea, l'approvo in toto, ma questi non sono progetti esecutivi, sono stima costi. Ovvero, se c'erano altre emergenze a Napoli e provincia, poteva essere fatto in maniera tranquilla una stima costi e si potevano finanziare anche quelli. Quindi attenzione, rimarchiamo questa cosa, perché la stima costi non è un progetto esecutivo. Per chiunque abbia una minima esperienza in una qualsiasi amministrazione di un comune da 500 abitanti a 1 milione di abitanti, stima costi è una condizione che io non ho mai visto in vita mia. Allora diciamo con chiarezza, e non mi scandalizzo, che c'è un indirizzo politico ben chiaro, basta vedere l'elenco delle scuole, un indirizzo politico lo accetto meglio, perché l'indirizzo politico può anche aver analizzato altre situazioni, anche le emergenze di una scuola, non mi scandalizza quando si parla di indirizzo politico, ma non mi venite a dire che avete messo i progetti esecutivi. Perfetto, mettiamo in votazione. Prego, consigliere Marrazzo. Consigliere Lebro, non per fare dibattito, solo per. Io l'accetterei solo per, politico, eh. Solo per fare chiarezza.
i 5 interventi per gli accordi quadro pari a 6 milioni di euro non hanno una geografia precisa, ma riguardano tutti gli istituti della città metropolitana, perché se noi diamo, parliamo di indirizzo politico, vuol dire che noi stiamo favorendo, tra virgolette, un'area geografica a scapito di un'altra. Non è così. Poi, per quanto riguarda i finanziamenti veri e propri, singoli, qui ci sono ripartiti equamente sia la città che la provincia. C'è Pomigliano d'Arco, c'è Sant'Antimo, c'è San Giuseppe Vesuviano e c'è anche Napoli. C'è anche il Righi, che qualche giorno fa se ne è parlato tanto sui giornali e non a caso è stato inserito adesso, non solo perché è una scelta politica, perché è un intervento programmato che bisognava fare, perché io l'ho visitata quella scuola e lì ha bisogno di un consolidamento statico quella scuola, che adesso nella prima opportunità, quindi nella variazione di bilancio che siamo riusciti a fare entro il 31 dicembre e che verrà messa a gara entro il 31 dicembre, infatti sono tutti finanziamenti non superiori a 1,3 milioni, quindi non c'è bisogno di validare il progetto per andare a gara, quindi che c'è bisogno di una gara per la validazione, quindi vuol dire che andrebbero a gara chissà quando. Sono tutti progetti inferiori a 1,3 milioni che possono andare tranquillamente a gara entro fine anno. Se mi chiedete quanti sono gli interventi, quanti soldi ha bisogno l'edilizia scolastica, io direi tutto l'avanzo di amministrazione, perché è giusto che i nostri giovani, i nostri studenti stiano in delle scuole adeguate e sicure, ma vi garantisco che quello che stiamo facendo come amministrazione della città metropolitana, i meriti non sono solo miei, ma sono di tutto il Consiglio metropolitano, del sindaco, degli uffici che ringrazio per il lavoro immane che fanno, sono davvero degli interventi mirati. L'ho detto già un'altra volta, partiamo dal citofono al consolidamento statico, oltre che alla progettazione, all'esecuzione e alla realizzazione di nuove scuole. Grazie. Io confermo, almeno per la parte che mi riguarda, che c'è una grande e alta scelta politica, di cui mi onoro di esserne uno dei corresponsabili, perché credo che mai nella storia di questo ente, ma almeno credo dal dopo terremoto in poi, ci sia stato, grazie al contributo di tutte le forze politiche, o quasi tutte le forze politiche, sicuramente la stragrande maggioranza, perché poi quello che conta oltre alle opinioni sono i voti che si esprimono in quest'Aula, devo dire c'è stato un investimento, come diceva il consigliere Marrazzo, senza precedenti, e credo che al di là della delibera di oggi, se andiamo a vedere a ritroso ciò che è stato fatto, grazie agli uffici che anche io ringrazio, ma grazie anche a voi, perché poi sono tutte delibere con cui si è discusso insieme, c'è stato il più imponente piano strategico, indipendentemente dalla delibera approvata oggi, di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione, addirittura di realizzazioni di scuole nuove. Quindi se ci sono ulteriori proposte da questo punto di vista per implementare, ma è chiaro che qua facciamo politica, ovviamente basandoci sui dati che ci forniscono i dirigenti, anche in base alle priorità, in base alle emergenze, ma in base anche a una programmazione generale. Quindi la vera scelta politica che è stata fatta, io per primo, e poi avendo, devo dire, mai nessun ostacolo da parte dei consiglieri qui rappresentati, è quello di investire somme enormi innanzitutto per l'edilizia scolastica e per le strade, oltre che per gli altri comparti. Quindi ci tenevo a sottolineare che qui facciamo politica, chiaramente. Grazie. Bene, se non ci sono... Ci sono altri interventi. Consigliere, avevo chiesto di parlare perché volevo fare un'altra domanda tecnica. Giustamente ho ascoltato l'intervento del collega Marrazzo, quindi praticamente noi metteremo in gara prima di dicembre queste somme, di cui non ci stanno i progetti. Quindi oggi è esattamente il 27, noi dal 27 al 31 dicembre dobbiamo fare i progetti esecutivi, approvarli e nello stesso tempo metterli in gara. Questo volevo capire. Esattamente in 32 giorni. Assolutamente sì, che non abbiamo bisogno di validazione, già sono in una fase molto avanzata, così come diceva il dirigente dottore Gaudino, altrimenti ne avremmo messo anche altri. I nostri dirigenti sono europei, quindi riusciamo in tempi rapidi a raggiungere obiettivi importanti. Ringrazio l'ingegnere Gaudino e attraverso di lui ovviamente tutti i funzionari e dipendenti della città metropolitana. Consigliere Capasso, prego. Allora, giusto per rimarcare un concetto che secondo me dovrebbe essere normale, ma non lo è tanto.
a tutti i colleghi. Qui nessuno sta giudicando se stanziare 15 milioni per l'edilizia scolastica è giusto o sbagliato, perché sono d'accordo col collega Marrazzo, probabilmente 15 milioni di euro per l'edilizia scolastica sono insufficienti, bisognerebbe investire tutto l'avanzo, e sono d'accordo. Il concetto che è un altro, la domanda che ci si pone è quella che valeva sempre anche per quanto riguarda la rete stradale. Le scuole di competenza della città metropolitana, come dicevo prima, nessuno mi ha corretto, quindi penso che il dato possa essere meno male veritiero, sono circa 350, 320, va benissimo. 5-6 scuole provvedono un progetto oltre il milione di euro. La domanda che vado a porre è abbastanza semplice, perché ho visto una discrepanza tra l'informativa data dal dipendente, dal tecnico e dal consigliere. Il dipendente parlava di 1,2 milioni, lei parlava di 1,3 milioni. È 1,2 milioni o 1,3 milioni? Perché se è 1,2 milioni abbiamo tre progetti da 1,3 milioni che avrebbero dovuto prevedere la presenza di un progetto e quindi si è in difetto. Se è 1,3 milioni quindi è stato frutto dell'emozione del dipendente nel comunicare, del dirigente nel comunicare, allora il discorso cambia. Quindi prima domanda. Seconda domanda è relativa al concetto del se è stata fatta o no un'accurata analisi su tutte le 320 scuole di competenza della città metropolitana, perché se è pur vero che è stato stanziato 1,2 milioni per ogni ambito, è altrettanto vero che in media ogni ambito ha, diciamo così, in dotazione circa tra le 60 e le 50 scuole, e se andiamo tra virgolette a dividere l'importo ci ritroviamo che qualora tra queste scuole tra virgolette non visitate, che non sono state oggetto di accurate analisi tecniche da parte nostra, potrebbero essere quel 1,2 milioni di per sé insufficiente per affrontare le esigenze di quei plessi scolastici di nostra competenza. Per questo io metto sempre il punto su questa situazione. C'è stata o non c'è stata un'accurata analisi di tutte le scuole di competenza della città metropolitana? Perché secondo me, politicamente parlando, ne saresti usciti benissimo dicendo su 320 scuole 300 sono in condizioni ottimali, rispettano tutti i requisiti minimi richiesti e interverremo soltanto su queste 20, perché queste 20 urgono di interventi importanti. Noi al giorno d'oggi abbiamo la contezza che ci sono 7 progetti e che comporteranno 1,2 milioni, 1,3 milioni, 600.000 euro di investimenti da parte della città metropolitana, e poi abbiamo 5 cassetti, quelli degli ambiti, dove abbiamo messo 1,2 milioni, che fa pensare, non ne ho la certezza, che non ci sia stata quell'accurata analisi di cui parlavo prima. Quindi nel dubbio mettiamo un salvadanaio per l'ambito 1, un salvadanaio per l'ambito 2, per il 3, per il 4 e per il 5 e speriamo che bastino. Quella è la sensazione. Ma soprattutto, terza e ultima domanda, supponiamo per assurdo che le scuole dell'ambito 3 siano tutte eccellenti e al contrario quelle dell'ambito 1 o dell'ambito 2 possano presentare maggiori criticità. I fondi stanziati per le scuole dell'ambito 2, dell'ambito 3 o dell'ambito 4 potranno poi essere utilizzati e spostarli sull'ambito dove magari c'è maggior necessità di intervento? Grazie per le risposte che mi darà sicuramente il consigliere Marrazzo. Posso? Allora, io vorrei solamente premettere che la variazione di bilancio che è stata fatta sia per le scuole che per le strade sono per i progetti immediatamente cantierabili, cioè che possono andare a gara entro fine anno. Altrimenti avremmo messo non 15 milioni per le scuole, ma 100 milioni se questo fosse avvenuto 6 mesi fa, questa variazione. Ma siccome manca un mese e poco più alla fine dell'anno e devono andare in gara entro il 31 dicembre, noi abbiamo richiesto agli uffici quali erano le progettazioni una fase avanzata affinché potessero essere messi in gara entro il 31 dicembre. Per gli accordi quadro, in particolare che mi chiedeva per gli ambiti, deve sapere che adesso ne abbiamo in gara un accordo quadro di 2 milioni e mezzo, si sono conclusi già una serie di accordi quadro. 2 milioni e mezzo sommato a questi 6 milioni vuol dire che noi entro fine anno andranno in gara altri 8 milioni e mezzo di accordi quadro, oltre quelli che già abbiamo, tra virgolette, esauriti. Negli anni scorsi gli accordi quadro
non erano neppure il 30% di quello che quest'anno siamo riusciti a mettere. Poi mi chiedeva se era possibile poter spostare all'interno degli ambiti, dall'ambito 1 all'ambito 2, 3, 4, 5, se c'erano delle scuole che non avevano bisogno. Sì, certo che è possibile fare. Questo viene fatto già con gli accordi quadro che abbiamo esaurito. Dove ci sono degli interventi da fare e c'è urgenza, li vengono effettuati. Devi sapere che grazie a uno degli accordi quadro che sta in esaurimento, noi siamo riusciti ad aprire la settimana scorsa un'altra scuola ad Ischia, che fino ad agosto era occupato dal Tribunale di Ischia. Il Ministero della Giustizia ci ha consegnato le chiavi, il giorno dopo, grazie agli accordi quadro, abbiamo cominciato i lavori. E lì ci sono altre 8 classi che non fanno più i doppi turni. Noi già abbiamo ristabilito, già prima di quest'estate, ad Ischia, grazie agli accordi quadro, la situazione ex ante rispetto a quella che è del terremoto. E oggi stiamo risolvendo tutti i problemi dell'isola che erano anche precedenti, purtroppo, all'evento sismico che c'è stato. Il 1.300.000, che mi diceva se necessitava o meno di validazione, fino a 1.300.000 non necessita di validazione. Fino a 1.300.000 non necessita di validazione. Grazie. Grazie consigliere Marrazzo. Mettiamo in votazione la delibera numero 8 all'ordine del giorno. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, astensione Libro Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Come prima, delibera numero 9, ratifica deliberazione sindaco 388-2111-18, sentenza Corte d'Appello, esercizio finanziario, 96.000 euro circa per il finanziamento delle somme anticipate dal consorzio Consafrag per il giudizio Cozzolino e altri. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Libro e Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 10. Variazione bilancio previsione 18-20, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano del 6 aprile 18, stanziamento della somma 2.293.200 in favore della Fondazione Teatro San Carlo, finalizzata ad assicurare l'apporto finanziario dal fondo di gestione previsto all'articolo 5,4 per la nomina di un rappresentante nel Consiglio di indirizzo. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione di Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 11, avevamo visto bene. Variazione di bilancio con applicazione dell'esercizio finanziario 2018, avanzo fondi vincolati per euro 13.000 ai fini del finanziamento integrativo di maggiori oneri di smaltimento e discarica connessi ai lavori di messa in sicurezza, liceo Brunelleschi di Afragola, 248.000 circa. Siamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astenuti Libro e Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Delibera numero 12, variazione bilancio approvato con delibera Consiglio metropolitano del 9 aprile 18, 90.000 euro, chi è favorevole alzi la mano. Prego, consigliere Lì. Volevo fare delle domande, volevo l'assegnazione di questi fondi come contributi, ma c'è stata una commissione che ha valutato, visto, voglio dire, che il sottoscritto non può partecipare a nessuna forma né di commissione e né di conferenza di capigruppo, volevo capire, ma sono contributi ad hoc dati ai comuni? O è un avviso pubblico a cui hanno partecipato tutti i comuni e tutte le associazioni? Ok. Allora, sostanzialmente vengono erogati in applicazione del regolamento della città metropolitana e secondo una circolare del sindaco metropolitano che porta firmata l'anno scorso, che stabilisce che i contributi vengono dati sostanzialmente a quelle iniziative che promuovono
lo sviluppo socio-economico del territorio, con particolare interesse a quelle promosse da enti pubblici. Quindi tutte le richieste che vengono formulate alle città metropolitane vengono inviate al sindaco, che le valuta, e se rileva questa, quella promozione appunto del territorio, vengono accordati i contributi. Quindi sono contributi diretti senza nessuna selezione, nessuna commissione? È una sola valutazione del sindaco, perché in nessun comune si fa così, neanche alcun ma non sono stati scartati, per quindi non vedo la necessità della commissione, nel senso che sono se vengono diretti che può dare il sindaco a enti pubblici in applicazione del regolamento che noi è derivato tra l'altro dalla provincia di Napoli. Mettiamo in votazione la delibera numero 12. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Contrario Lebbro e Capasso, immediate esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 13, variazione di bilancio con applicazione dell'avanzo di amministrazione di euro 8.000, ristrutturazione di un bene da affidare a una cooperativa sociale per l'attività di integrazione socio-lavorativa per persone diversamente abili, il lotto di competenza del comune di Giugliano in Campania. Mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Astensione Libro Francesco Capasso, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 14, variazione di bilancio, riduzione dal fondo altri accantonamenti in conto capitale di 41.000 euro circa ai fini del finanziamento del debito derivante da una sentenza del Consiglio di Stato. Metto in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Astensione Libro e Francesco Capasso, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 15, variazione fra gli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione per complessivi 4.000 euro per il finanziamento della somma dovuta alla proge di SRL per un esproprio. Metto in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Astensione Libro Francesco Capasso, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 16, variazione del bilancio di previsione, deliberazione del Consiglio Metropolitano numero 67 il maggio 18, 700.000 euro in favore del Teatro Mercadante. Mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene. Astensione Libro Francesco Capasso, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Delibera 17, variazione del bilancio, deliberazione Consiglio Metropolitano 67, 14 maggio 18, per euro 122.500. Mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano. Prego, consigliere Capasso, ho chiesto di intervenire. Francesco Capasso. Volevo semplicemente avere qualche delucidazione in merito a questa variazione di bilancio, perché ho bisogno di chiarimenti in merito, grazie. Allora, per rispondere al consigliere, questi sono ulteriori contributi dati sempre a finanziare enti pubblici o addirittura nostre partecipate, quindi riproporrei il ragionamento che le ho fatto prima per quell'altra delibera. Leggo che è arrivato un parere dei revisori dei conti che hanno escluso un contributo che noi avevamo destinato al CRAP. Leggo
a pagina 2, vista la delibera di Consiglio Metropolitano numero 127 del 10 luglio 2018, con cui la città metropolitana di Napoli, prima in Italia, ha aderito al piano d'azione nazionale per il contrasto degli illeciti contro gli uccelli selvatici, su proposta del Ministero dell'Ambiente, in attuazione della strategia nazionale per la biodiversità pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Poi vedo dei contributi rilasciati praticamente tra l'ANFA, tra l'ANEA, perdonatemi, il CRAP, l'Università Federico II. Volevo capire un attimino, dato che stiamo parlando di una somma non di poco conto, di 122.000 euro, di cosa si tratta nello specifico. Per questo ho chiesto chiarimenti in merito, perché ho capito che sono ulteriori fondi, però 122.000 euro per la lotta agli uccelli selvatici, cioè, mi sembra un attimino da spiegare, perché stiamo parlando di bei soldini. Grazie. No, assolutamente, la cifra importante però è la sommatoria di una serie di interventi. Quindi, allora, in delibera sono ben specificati, se vuole glieli riporto. C'è un contributo a favore di ANEA, che è una delle nostre partecipate, per 12.500 euro. Il contributo per il CRAP, che però non porta il parere favorevole dei revisori dei conti, quindi evidentemente verrà sottratto. C'è il finanziamento all'Università Federico II di Napoli per 10.000 euro per un convegno. La Fondazione San Carlo, 35.000 euro alla Fondazione San Carlo per la realizzazione di pannelli pubblicitari all'aeroporto Capodichino, se ricordo bene. C'è il finanziamento di un progetto che interessa varie scuole della città metropolitana di Napoli per la realizzazione di una web TV gestita dalle scuole. Io leggo anche finanziamenti al Carnevale di Palma Campania, sì. E con quello che è l'obiettivo principale del progetto. No, non esiste un obiettivo principale del progetto, è la sommatoria di contributi slegati tra di loro, non c'è un filo conduttore logico tra questi contributi. Allora, io leggo come è stato presentato: vista la direttiva del sindaco metropolitano, la delibera del Consiglio Metropolitano per l'adesione primi ad aderire a livello nazionale per gli illeciti contro gli uccelli selvatici su proposta del Ministero dell'Ambiente, sì. Allora, e in questo io mi ritrovo, capito, il Carnevale di Palma Campania. Ho capito il punto. Allora, vista il primo atto che lei ha citato e la circolare di cui ho parlato io, in attuazione del regolamento, il sindaco ha specificato come devono essere riconosciuti i contributi. Quindi quella sicuramente ispira tutti i contributi che poi stanno in elenco. Dopodiché il richiamo a quell'altra legge dello Stato, non ricordo bene quello che è. In realtà serve a giustificare il contributo alla Federico II per l'attuazione di quella misura, non di tutti i contributi che lei trova nella delibera. Io la delibera precedente, che personalmente io contesto, perché credo che tornare agli usi e costumi dell'ex provincia a dare contributi a pioggia sia un errore politico, quindi. Però l'altra delibera era molto chiara e molto leggibile e distingueva missione, programma, il tipo di attività, il tipo di contributo che si dava, voglio dire, quantomeno era chiara, voglio dire, tant'è vero che l'ho contestata, ma era chiara. Ma credete veramente di dare dei contributi, una somma totale dove all'interno ci sono alcuni contributi separati con progetti diversi? Queste sono le modalità di portare una delibera in consiglio. Fatelo, approvate. Bene, è chiara la posizione espressa al consigliere Libero e al consigliere Cascone. Mettiamo in votazione. Prego, consigliere Capasso. Se ribadivo il cognome. No, chiedo scusa, la stanchezza. Grazie. Innanzitutto volevo solo precisare che rispetto all'atteggiamento degli uffici che ci hanno preceduto nell'ente precedente, in particolar modo della provincia, era, come dire, solita, senza regolamentare, diciamo, questi finanziamenti a cascata da parte, diciamo, dell'ente, ma in particolar modo erano, come dire, destinatari anche associazioni riconosciute e non riconosciute, diciamo, e non solo enti pubblici. Diciamo, la regolamentazione l'abbiamo data nella prima consigliatura, la quale sia io che alcuni consiglieri erano presenti, quindi abbiamo stabilito che i finanziamenti o, diciamo, i contributi venivano dati solo ed esclusivamente ad enti che avessero interesse pubblico. In particolar modo penso che alla lettura di questa delibera i destinatari, diciamo, quindi dei contributi sono prevalentemente enti pubblici, quindi
lo prevede sia diciamo in chiave di 56 del 2014, che la promozione e lo sviluppo del territorio, quindi gli enti deputati in particolar modo, lo dice la legge e la città metropolitana, solo che noi abbiamo scelto la strada, diciamo quella più difficile, che in un certo qual senso abbiamo impegnato anche i comuni, quindi prima si davano dei finanziamenti anche ad associazioni, ad enti privati, ma in questo particolar modo abbiamo preferito gli enti pubblici. Ho messo anche io, diciamo, ringrazio il lavoro degli uffici, ma in particolar modo la nota del sindaco, con la quale andava a individuare quali erano gli enti e quali erano le modalità rispetto alle quali l'ente poteva erogare contributi. A maggior ragione anche io ho protocollato una richiesta di contributo, in particolar modo per il mio comune, il comune di Saviano, ma questo anche alla luce del fatto che, come dire, il lavoro che noi svolgiamo qui quotidianamente è anche un po' d'antenna rispetto ai territori, e questo poi mi richiamo a quello che aveva detto precedentemente il consigliere Cirillo, cioè la rappresentanza e la rappresentatività di tutto quello che è il lavoro che quotidianamente ognuno di noi, in qualità di consigliere metropolitano, di consigliere di un ente locale, periferico, in particolar modo gli enti locali legati ai comuni, svolgiamo. Quindi io ritengo che sia più che valida sia la mia proposta di metterla a luce innanzitutto il comune, ma in particolar modo anche il Carnevale di Saviano, perché come è stato già rilevato precedentemente c'è stato il comune di Balgo, quindi ritengo che sia utile anche questo in una chiave di promozione e sviluppo. Grazie. Mettiamo in votazione la delibera, quindi 17, ad esclusione del punto evidenziato dai revisori dei conti. Quindi mettiamo in votazione la delibera numero 17 con questa specificazione: chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano, maggioranza contrari Libro e Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Delibera 18, variazione bilancio previsione 18-20, approvato con deliberazione Consiglio Metropolitano 67 del 14 maggio 18 per 244.000 euro. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene alzi la mano, astensione Libro Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 19, variazione di bilancio per un importo di 12.000 euro, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione Libro Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 20, una variazione di bilancio, monitoraggio del saldo pareggio e bilancio volta alla riduzione dell'overshooting sul risultato di fine anno. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione Libro Francesco Capasso, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Punto 21, variazione di bilancio di 300.000 euro per la concessione di finanziamenti diretti ai comuni dell'area metropolitana di Napoli, il cui territorio insistono impianti di trattamento rifiuti, per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza da installare all'esterno dei siti, in modo che gli stessi comuni possano contribuire direttamente a un maggior controllo perimetrale. Questa è una delibera molto importante che fa seguito anche a un impegno che ci siamo assunti in Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, anche alla presenza del Governo. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si... chiedo scusa. No, si figuri. Prego. Volevo semplicemente avere un chiarimento in merito, nel senso che vengono stanziati 300.000 euro per l'installazione di impianti di videosorveglianza in prossimità degli impianti di trattamento rifiuti. Volevo sapere se poi la città metropolitana, una volta tra virgolette installati gli impianti di videosorveglianza, si occuperà poi successivamente anche della manutenzione degli stessi, o se il progetto prevede ad esempio, perché abbiamo nei nostri comuni ormai tutti quanti, penso che non ci sia nessun consigliere che possa negare in merito, ci sono tantissime telecamere, ma molto spesso quello che manca nei nostri comuni sono praticamente delle stanze, delle aree dove praticamente queste immagini vengono catturate o visionate da persone addette per l'appunto al monitoraggio. Quindi se il progetto prevede soltanto l'installazione di telecamere, se prevede anche la manutenzione delle stesse, se prevede anche
il monitoraggio, oppure se tutto ciò poi dopo va a carico degli enti comunali. Gradirei avere questo chiarimento in merito, perché nella delibera presentata questi particolari non si vincono. Grazie. Grazie, grazie Sindaco. Intanto prendiamo atto della volontà del Sindaco di finanziare tale attività, pensando che in passato, non lontano, sono stati incendi a vari comuni, impianti che hanno devastato i nostri territori. Quindi veramente una delibera che va premiata, va sostenuta e va sicuramente votata. Però forse il consigliere Cavasso non ha visto bene l'elemento della delibera. Qua diamo finanziamenti ai comuni che hanno presso il proprio ente comuni. Quindi no, sarà finanziato direttamente il comune per installare telecamere e eventualmente l'ulteriore manutenzione. Quindi saranno finanziamenti dati direttamente ai comuni. E quindi come tale, e la manutenzione sarà a carico dei comuni successivamente. Quindi saranno finanziati direttamente i comuni, e come tale i comuni che aderiranno e che dimostreranno di avere un impianto sul territorio saranno finanziati. Grazie consigliere Di Maio per il chiarimento. Mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene. Astensione del consigliere Francesco Capasso. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario, chi si astiene. Come prima. Punto 22, una variazione di bilancio per 4.200.000 euro, chiedo scusa, per la compagnia di trasporti pubblici CTP. Consigliere Cirillo, prego. Allora, questa variazione di 4.200.000 consiste, siccome abbiamo già uno stanziamento nel nostro bilancio che è stato approvato nel 2018 dell'importo di 8.360.000 euro per quanto riguarda il ripiano della perdita, così dal piano industriale che fu presentato all'epoca, per quanto riguarda CTP. Questo qua non è altro che il fondo che viene accantonato dalla città metropolitana per quanto riguarda il fondo perdite, e questo fondo, siccome siamo in dirittura di arrivo per quanto riguarda il CTP, che a breve saranno portati i bilanci sia per quanto riguarda l'approvazione del 2016 e 2017, allora siccome si prevede, ma ancora non abbiamo avuto la documentazione per impegnare, perché entro il 30 di novembre bisogna fare queste variazioni, quindi noi, altrimenti questa somma di 4.200.000 del fondo andava in avanzo. Allora il motivo di questa variazione, di questa proposta, è cercare sempre di ripianare qualche eventuale perdita superiore agli 8.360.000 euro con altri 4.200.000. Caro Sindaco, su questo io ieri ho incontrato anche l'amministratore delegato di CTP per cercare di capire a che punto stava. Io penso che dopo l'approvazione di questi bilanci, che è giusto che la politica faccia delle riflessioni per cercare di capire che cosa dobbiamo fare e quali possono essere le idee strategiche per questa azienda. E innanzitutto la prima cosa che io ho detto ieri all'amministratore, e spero che lo faccia, è applicare la determinazione 1134 del 2017 dell'ANAC in merito anche alla rotazione dei dirigenti, perché in quell'azienda mi sembra è tutto statico. Allora, per capire rispetto a che cosa è cambiato da quando è stato nominato il nuovo amministratore, quali sono gli obiettivi strategici e come dobbiamo andare avanti. Oggi stanno lavorando su un piano industriale. Io so solamente che grazie ai lavoratori, che nonostante le manifestazioni che hanno fatto, hanno cercato di andare avanti, non hanno percepito stipendi per un periodo, man mano si stanno adeguando. Però quindi un ringraziamento da parte mia e anche da parte sua sicuramente, perché ci siamo confrontati su questo, e quindi la sua sensibilità l'ha dimostrata in più campi, più volte. L'obiettivo è che CTP vada avanti, ma con regole serie, e se in quell'azienda, caro Sindaco, bisogna, come si vuol dire, epurare, un termine molto forte, ma bisogna capire effettivamente da dove nasce alcune complicazioni all'interno della stessa azienda, noi dobbiamo intervenire, perché il ruolo della politica è controllo e indirizzo. Questo è il nostro ruolo. Io starò lì vigile a controllare e a riportare prossimamente in questo consiglio
che cosa è stato fatto e logicamente questa delibera è solo ed esclusivamente per impegnare queste somme, non certamente una discussione sulla stessa azienda CTP. Che prego, una volta approvato il bilancio, le farò una richiesta di fare una discussione in questa assise proprio sulla problematica CTP e tutta la problematica dei trasporti. Grazie consigliere, ha chiesto di intervenire il consigliere Libero. Io credo che la gloriosa CTP, il glorioso sistema di trasporti della città metropolitana, ma me lo ricordo della provincia quando gli autobus della CTP fermavano a Lodirna, Piazza San Francesco, me la ricordo bene. Mi sembra incredibile, lo dico con molta sincerità, che si affermi in quest'aula che noi appianiamo dei debiti senza avere una pianificazione strategica dei trasporti della CTP e senza avere dei bilanci approvati. Questi sono soldi a fondo buttati. Noi stiamo inserendo all'interno di un bilancio non approvato dei fondi della CTP senza avere una prospettiva per la stessa azienda. Dopo che ci sono stati dei cambi di management all'interno della CTP, perché come diceva il consigliere Cirillo c'è un neo amministratore delegato della CTP, non parliamo di 42.000 euro, parliamo di 4.200.000 da dare a un'azienda che non ha bilanci approvati. Lo ritengo una delle cose più vergognose che sta per fare questa città metropolitana. Grazie. Consigliere Cirillo, prego. Allora, premettendo che ognuno ha la propria opinione rispetto... Ognuno ha la propria... Siamo in un regime democratico, quindi ognuno ha la propria opinione, ognuno può dire quello che vuole, ognuno la può pensare come vuole. Rispetto... al ragionamento, se vogliamo capire il corpo di questa delibera, e in fase preventiva stiamo accantonando quel fondo che già è stato messo da parte dei depositi del bilancio per quanto riguarda i fondi per quanto riguarda le partecipate, non li stiamo mettendo, li stiamo spostando, li stiamo impegnando affinché quando avremo i bilanci, se servono all'occorrenza, li usiamo. Non stiamo dando soldi così, non è così, perché altrimenti diamo un messaggio diverso e non è questo qua. Caro Sindaco, lei sa benissimo che CTP ha presentato, anche sul suo suggerimento, una proposta per quanto riguarda un gruppo industriale che si chiama il gruppo Arriva, che è un gruppo importantissimo a livello europeo per partecipare a queste predette gare europee per quanto riguarda il trasporto di città metropolitana. Perché se non facevamo questo, CTP oggi era già morto, la dovevamo solamente chiudere. E se noi giustifichiamo determinati tipi di investimenti, perché noi ci crediamo. Ma se vogliamo accusare consigliere delegato, il sindaco De Magistris della situazione di CTP, allora vi prego di andare a leggere i bilanci degli ultimi 10 anni. Gli ultimi 10 anni e vedere CTP se cronicamente non sta in questo stato. E allora noi in questo noi stiamo facendo i sacrifici e lo stanno facendo anche i lavoratori. Dite che stiamo buttando alla spazzatura soldi, i soldi pubblici non possono assolutamente essere buttati, perché stiamo pagando i lavoratori che stanno andando a fare un servizio rispetto alla questione. In merito al TPL per quanto riguarda i pullman che passano, la situazione su gomma sapete tutti che purtroppo è diventata una problematica importante. A Napoli c'è ANM, noi nella provincia della città non abbiamo il CTP, come l'EVA oggi sta camminando, sì, normale, 600 milioni di euro, quindi voglio bene. E non c'è solamente il comparto gomma, ma c'è anche il ferro. CTP ha solamente gomma con degli impianti, con dei pullman che stanno a 7, 8, 10 anni di vita. Allora, che cos'è nel piano strategico che mi voglio raccordare a quello di prima? Che cosa dobbiamo fare se vogliamo migliorare i servizi? Allora, qui c'è la discussione del Consiglio e certamente andiamo a lavorare su questo. Poi vi prego che questa delibera non è altro e solo esclusivamente l'accantonamento finanziario nell'eventualità di altre perdite in più rispetto a quello che speriamo che non ci possano usare. Grazie. Che è successo? Grazie a lei, consigliera Coccia. Sì, Sindaco, io condivido quello che è stato appena detto dal consigliere Cirillo, perché sì, è giusto che il piano strategico si occupi anche appunto dei trasporti e quindi che possa fare una revisione sicuramente della CTP. Però io credo che l'etica che lei ci ha rappresentato fin dall'inizio di questo nostro impegno nella città metropolitana è stata quella che neanche un posto di lavoro va perso,
E io credo che questo sia in qualche modo fondamentale, a parte che il trasporto pubblico è democrazia, perché come si fa senza il trasporto pubblico, senza la mobilità? Come si fa? Cioè, voglio dire, è costituzionalmente orientato il trasporto pubblico. Ora, è vero, forse c'è bisogno di rivedere alcune cose, ma ci sono alcuni paesi, alcuni comuni, dei 92 comuni della città metropolitana, che vengono attraversati unicamente dalla CTP. Sono quelli che non hanno la Vesuviana, sono quelli che non hanno la Cumana, sono quelli che non hanno la Circumflegrea. Allora, come si fa in questi comuni? Allora, io credo che sia giusto questa delibera, e credo che è chiaro, vanno riviste alcune cose, come diceva il consigliere Civillo, va rivisto anche rispetto alle dirigenze, va rivisto anche in un piano coordinato i trasporti stessi. Però, diciamo, oggi per questi lavoratori che francamente hanno messo in piedi manifestazioni proprio perché è col salario che si vive, non è in altro modo, non c'è un altro modo di vivere se non con uno stipendio oppure evidentemente morendo di fame. Io credo che sia importante questa delibera, e quindi il nostro voto sarà sicuramente favorevole. Grazie consigliera. Consigliere Lebro. Sindaco, io l'ho detto prima e lo ripeterò fino a dire, all'ultimo giorno di questo consiglio. L'esercizio del ruolo della maggioranza è sacrosanto, quindi voi vi potete votare quello che volete. Però io vorrei che all'esterno uscissero messaggi chiari. Allora, io leggo la delibera. Ritenuto opportuno, al fine di incrementare i fondi già stanziati per il ripiano della perdita della società Compagnia Trasporti Pubblici. Nel propone c'è scritto di approvare la seguente variazione di bilancio al fine di incrementare i fondi già stanziati per il ripiano. Allora, la mia contestazione è che i ripiani, come diceva la consigliera Coccia, per me in maniera bionivoca fra i servizi e il problema di mantenere i livelli occupazionali, perché le due cose vanno in parallelo, perché non è che noi dobbiamo solo mantenere i livelli occupazionali, noi abbiamo il dovere di dare ai nostri enti locali, ai nostri comuni, servizi essenziali efficienti, e abbiamo visto le immagini dove nessuno paga il biglietto sulle linee della CTP, non per colpa dei dipendenti, perché le macchinette non funzionano. Spero che l'abbiate visto in molti all'interno di questa assemblea. Io contesto un'altra cosa, che non si è capaci di portare dei bilanci approvati, non si è capaci di avere una strategia, e gentilmente non date la responsabilità né al sottoscritto né all'opposizione che siete senza un piano strategico, consigliera Coccia. Perché visto che questo patto istituzionale è così florido, così compatto, così importante, che vi permette di votare tutti gli atti, vorrei ricordarlo, stiamo a novembre 2018, non do la responsabilità alla consigliera Coccia, non c'è un piano strategico su tutti gli argomenti, ma è cosa molto importante quello che riguarda i trasporti, perché influiscono direttamente sui cittadini e sul lavoro, non lo dimentichiamo, un lavoratore che non entra in città o dalla città non va in provincia perde il lavoro, non riesce ad arrivare o deve a proprie spese arrivare sul luogo di lavoro. Allora lo dico al consigliere Cirillo, il problema non è ripianare, si ripiana, si incrementa, si accantona, ma avendo una visione di quello che si vuole, non con un altro contributo a pioggia per ripianare, con bilanci non approvati. Ma vi rendete conto che un'azienda senza bilanci è un'azienda morta? E noi andiamo a dare 4 milioni e 2. Però non, l'intervento di adesso è identico a quello di prima, quindi se lei deve fare lo stesso di prima. Beh, consigliere Cirillo, prego. Caro sindaco, non lo faccio identico, non si preoccupi. Bravo. Solo per... non per spiegare un'altra volta che questo non stiamo dando 4 milioni e 2, ma le stiamo accantonando perché sarebbe superfluo. Il consigliere Lebre ha sollevato alcune argomentazioni, perché forse in questo consiglio eravamo abituati al fatto che, anche per chi è stato fautore, perché mi ricordo il primo consiglio metropolitano, ringraziare Lebre che aveva contribuito a questo mega accordo istituzionale, che poi lui non ha più partecipato a questo accordo, ma non certamente per colpa nostra, ma altri motivi che figurano, non è assolutamente esiguo. Però c'è un ragionamento.
A me piacciono le discussioni piccanti, perché quando il consigliere Lebro mi dice le macchinette non funzionano, c'è una responsabilità oggettiva, ma certamente non può essere della politica, e quindi il momento è qui l'amministratore, insieme ai dirigenti, significa chi sbaglia sono i dirigenti. E se i dirigenti, chiedo scusa, io non interrompo, perché se vogliamo interrompere tutti quanti siamo bravi, allora dimmi una poca esperienza, ho fatto un consiglio comunale stamattina, ma poi un consiglio metropolitano stasera, quindi figuratevi un attimo. Il ragionamento è le responsabilità bisogna individuarle e bisogna sanzionarle, perché se non si sanzionano significa che noi consentiamo questo, e se l'amministratore non lo fa se ne va prima l'amministratore e poi se ne vanno tutti gli altri dirigenti indietro, perché è questo. Allora se non c'è questo significa che non vogliamo dare il nostro contributo. Allora l'obiettivo strategico è quello che, ripeto, un anno e mezzo fa io non ho partecipato a nessuna riunione sulla strategia per quanto riguarda i trasporti rispetto a una delibera che c'era, però rispetto alla situazione è giusto confrontarsi. E quando io ho detto non stiamo dando questi 4 milioni e 2 perché se non si approvano i primi bilanci non possiamo fare i ripiani, quindi diciamo le cose così come stanno, quindi i bilanci dovranno essere approvati altrimenti non possono vedere neanche un centesimo. Dopo questo io ho chiesto una discussione sana dove evidenzieremo tutte le problematiche e capire effettivamente quali sono le scelte che non il delegato, perché il delegato è quello che porta una linea, ma il consiglio che cosa può decidere per arrivare a una soluzione di questa problematica. Questo è il ragionamento. Allora oggi ero convinto che stasera su questa delibera non si parlava di CTP quando che se n'è d'accordo. Stiamo parlando dell'accantonamento, dell'eventualità occorre. Può essere pure che non occorre. Vediamo che cosa esce da questi bilanci, perché non è che lo facciamo, siamo politica. Gli atti gestionali, viva Dio, fortunatamente non li facciamo noi. Vediamo che cosa esce. Grazie. Grazie. Possiamo metterla allora in votazione? No. Consigliere Capasso, prego. Allora, che ci siano delle responsabilità della politica, non soltanto di questa amministrazione, della politica in generale, perché giustamente, come diceva il consigliere Cirillo, purtroppo il declino della CTP di certo non è iniziato un anno fa, 2 anni fa, è palese. È palese perché basta andarsi a vedere quante volte i revisori dei conti hanno sottolineato la mancanza dell'approvazione dei bilanci negli ultimi 2 anni. E nel momento in cui arrivano segnalazioni da parte dei revisori dei conti che chiedono spiegazioni in merito alla mancata approvazione e alla mancata presentazione dei bilanci, nel momento in cui la CTP, come giustamente viene messo nero su bianco, si scrive la CTP è una società con partecipazione totalitaria della città metropolitana di Napoli che gestisce il servizio del trasporto pubblico e compagnia dicendo, è inutile che lo leggiamo, l'abbiamo letto un po' tutti, è palese che ci sia una irresponsabilità politica, perché nel momento in cui è una società di totale responsabilità della città metropolitana, io penso che se il consigliere Cirillo o io fossimo proprietari di un'azienda che non deposita il bilancio per 2 anni, di cui non ho la contezza delle perdite, penso che entrambi andremo a farci una passeggiata dall'amministratore o di chi avrebbe dovuto far approvare il bilancio e dire tu da oggi in poi cambi mestiere, fai altro, ti sostituisco. Invece noi ci ritroviamo al giorno d'oggi a fare ogni anno, ogni approvazione di bilancio, ad esempio nell'ultimo bilancio 8 milioni di euro in base al piano triennale che piano triennale non è mai stato approvato perché è stato più volte ritirato da quando sono diventato io consigliere in città metropolitana, e mi ha fatto piacere, è stato un bene per voi che è stato ritirato, perché in quel piano industriale ci sono scritte delle idiozie, delle assurdità pazzesche che non corrispondono concretamente alla realtà. Basta andare a vedere i dati che vengono riportati, risulta che un dirigente della CTP guadagna all'incirca nel lordo anno 1.000-2.000 euro in più rispetto a un conducente d'autobus. Assurdo, è messo nero su bianco lì. È messo nero su bianco lì. E ce ne sono tantissime di assurdità, te ne ho elencata una, ma ce ne sono tantissime altre. Allora, andare a prevedere in bilancio dei fondi da stanziare sulla base di un piano industriale triennale, uno non approvato, due che non ha la corrispondenza dei bilanci, non preoccuparci, perché io in queste sedute me ne sono testimone nelle dirette streaming, ogni qualvolta ho parlato
di mancanza di trasparenza sulla CTP, prima uno, poi un altro ancora, sono sempre stato attaccato dalla maggioranza, dicendomi che le carte erano a disposizione, basta accomodarsi e leggerle. Finalmente avete messo nero su bianco che il bilancio del 2016 e del 2017 non sono stati depositati. Ora, dei 4 milioni e 2, di cui giustamente si parlava, c'è da fare un attimino un'osservazione. Per quello che è sempre stato scritto nella delibera di presentazione, noi abbiamo la certezza che almeno 2 milioni e passa dovranno essere per forza di cose utilizzati. Perché? Leggo il passaggio. Allora, si dice, la città metropolitana di Napoli nell'anno 2017 ha ricapitalizzato la società per 12 milioni e 500 mila, in misura pari alla perdita prevista nell'annualità 2017 del piano industriale della CTP, che sottolineavo prima, non è stato mai approvato. Pertanto, il totale degli importi versati alla società a titolo di ricapitalizzazione nel biennio 2016-2017 è pari a 25 milioni di euro, risulta inferiore alle perdite stimate nel medesimo periodo, pari a 27 milioni e 188 mila. Quindi abbiamo già la certezza che sì, è un accantonamento preventivo, ma sappiamo benissimo che non è preventivo, perché verrà per forza. Esatto, ma infatti perché ho avuto modo anche io di ascoltare i dipendenti della CTP e mi associo al tuo messaggio lanciato sui dipendenti della CTP, che vanno veramente elogiati per la professionalità dimostrata in questi mesi. Assolutamente. Però bisogna anche dire che a Teverola lo stabilimento da 10 giorni a questa parte non ha più il servizio di manutenzione, perché la ditta, non essendo pagata, non sta più effettuando la manutenzione. Confrontiamoci poi, sicuramente successivamente, su quanti autobus al giorno d'oggi escono in servizio e le condizioni degli autobus che escono in servizio. Noi abbiamo, sempre secondo quel piano industriale, un parco di automezzi di 398 unità, però sono 196 le corse previste. Vien da sé, faremo sicuramente un consiglio ad hoc, però quello che dice il consigliere Lebro è una osservazione che ha il suo perché. Cioè, noi in questo momento, sì, è vero, stiamo accantonando, non stiamo impegnando, utilizziamo, nascondiamoci o giriamo attorno alle parole, ma sta di fatto che noi in questo momento stiamo accantonando 4 milioni e 2 nel buio, perché al giorno d'oggi sembra che si intravederà uno spiraglio di luce, perché so che per fine mese dovrebbe essere presentato il piano triennale 2019-2021, so che probabilmente dovrebbe essere presentata una bozza di bilancio, so più cose di loro, ascolto i dipendenti di quella società, per questo forse so qualcosa in più di loro. Però, indubbiamente, una cosa è certa, lo stato della CTP è sotto gli occhi di tutti. Questo non c'è dipendente che possa dire una cosa sbagliata o una cosa esatta. Che quel piano industriale presentato in questa assise è pieno di idiozie, ti sfido, mai approvato, ma in base a quel piano industriale noi abbiamo previsto delle somme all'interno dei bilanci approvati, anche questo è fuori ombra di dubbio, non c'è dipendente che possa mentire o che possa approvare. Adesso, questi 4 milioni e 2, dal mio punto di vista, sarebbe stato opportuno, dato che comunque è un qualcosa che dovremmo fare nelle prossime sedute, aspettare l'approvazione dei bilanci, aspettare questo fatidico piano industriale, e anziché stanziare oggi 4 milioni e 2, che non sono nulla rispetto a quello che dovremo versare poi nei prossimi mesi per ripianare, fare un'unica operazione, perché sinceramente non ne vedo l'utilità di questa variazione, visto che è un accantonamento e non serve per dire a far sì che il servizio della manutenzione degli autobus di Teverola riprenda subito, perché andiamo a pagare la ditta che si occupa della manutenzione. Non servirà a questo, perché se tu mi avessi detto servirà a questo, io ti avrei detto votiamola subito, ma non servirà a questo. Correggimi se mi sbaglio. Grazie dell'intervento e del contributo. Mettiamo in votazione la delibera numero 22. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene alzi la mano. A maggioranza contrari Libro e Francesco Capasso. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. 23. Indirizzi e linee guida della città metropolitana di Napoli per le amministrazioni comunali ricadenti in zona rossa
ad alto rischio vulcanico in merito alla pianificazione urbanistica territoriale ed emergenziale, deliberazione sindaco 412 del 28/12/17, ha chiesto di intervenire Lebbro, vabbè, io e Iossa, non so chi vuole intervenire prima. Lebbro, prego. Spero che sia un errore, lo dico con sincerità, perché poi, come avete visto in questo consiglio, come ho votato la delibera su San Carlo, come ho votato altre delibere che condivido, io mi auguro, caro sindaco, lo dico con sincerità, senza polemica nei suoi confronti, spero che veramente lei abbia letto l'atto e le spiego il perché. Io le ho presentato da delegato all'urbanistica quell'atto, credo a dicembre 2012, se non ricordo male. 2017, chiedo scusa. Quell'atto viene definito 412. Adesso io, in una maniera effettivamente con grande stupore, vedo l'atto, credo di ritrovare il 412. E dopo spiegherò anche perché ho presentato quell'atto. Mi ritrovo una delibera dove sono mancanti alcune parti. Vado a verificare, vado a confrontare, chiamo il dirigente, perché giustamente posso pensare a un errore, non è che voglio dire il sottoscritto pensa sempre alla malafede della maggioranza o del proprio sindaco. Però devo dirle una cosa con molta sincerità, quella delibera fu fatta per un motivo molto 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 serio. In mancanza del piano strategico operativo, la città metropolitana, caro sindaco, è senza un piano di sicurezza, in particolare sulle zone rosse, per una serie di rischi, fra cui quello principale è quello del Vesuvio. Io le leggo alcuni punti di quella delibera, no? Giusto per... Divieto assoluto di incrementare i volumi residenziali. Credo che dove ci può essere un'eruzione, visto che ci sta un surplus di sedi di residenze, c'è tutto il problema dei condoni, tutta una serie di problemi, andare a dare altre licenze edilizie, del resto glielo vorrei dire. C'è la legge regionale sulla zona rossa, voglio dire, quindi non è una situazione seria dove noi ne dobbiamo prendere atto e avremmo dovuto fare il piano strategico operativo. Favorire il cambio di destinazione d'uso da volumi residenziali, non residenziali e produttivi. Facilitare il frazionamento degli edifici senza incremento dei carichi insediativi, favorendo il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile residenziale da adibire all'esercizio di attività produttive. Realizzare aree di sosta di infrastrutture per la mobilità convertibili nei periodi di crisi, in aree di attesa e via vita riesco, e tante altre indicazioni importanti, strategiche per la sicurezza dei nostri cittadini. Allora, se a me viene, questo poi riguarda la mia assenza in conferenza dei capigruppo, se io leggo all'ordine del giorno, lo dico al segretario generale che credo che debba vigilare su queste cose, se io vedo la 412 credo di votare la 412, se poi mi ritrovo, e lo so che siete sorpresi, per questo spero che sia un errore, se mi ritrovo un'altra delibera, se mi ritrovo cancellato interamente tutti i punti per la sicurezza, cara consigliera Coccia, so che ci tiene molto a questi argomenti, e mi ritrovo che viene cancellato il divieto assoluto di incrementare i volumi residenziali, io spero solo che sia un errore, se no mi riservo di intervenire dopo, perché la 412 è una delibera, lo ricordo al segretario, che molte volte, non so se sia il sindaco o il segretario, prima ho citato nel mio primo intervento, voglio dire, la volontà del Senato romano, ogni tanto nel momento in cui veniva punito, voglio dire, qualcuno che non si adeguava al sistema, veniva cancellato il nome. La 412 è stata purtroppo presentata da me e condivisa col sindaco, perché il sindaco l'ha votata in giunta metropolitana. Mi ritrovo cancellato, mi ritrovo la delibera stravolta, io credo ancora che sia un errore. Do un attimo la parola al segretario generale. Senato non l'abbiamo ancora proclamato, poi un giorno può essere diventeremo Repubblica e qua ci riuniremo come Camera e Senato. E non... Per adesso diamo la parola al segretario, perché credo che ci sia effettivamente. Un attimo solo il segretario e poi io. Intanto ringrazio il consigliere Lebbro che, bontà sua, come dire, ha avuto modo di esplicitare che trattasi effettivamente di un errore. Non solo questo è vero, ma mi consta che sua, diciamo, attività diligente presso il dirigente competente, il quale prontamente, proprio perché si trattava di un errore materiale, come è noto, l'Ateneo Napoletano è particolarmente esperto in materia di errori materiali, è un errore scusabile, ha prontamente provveduto a integrare
la richiesta, la proposta di deliberazione con una nota che è pervenuta proprio oggi al protocollo generale della numero 153099 in data odierna, con la quale proprio esplicita il dirigente, tra l'altro uno dei dirigenti più bravi che abbiamo, oltre che assolutamente per bene, quindi non c'è dubbio che trattasi di un mero errore materiale, comunica che per mero errore materiale nella proposta di deliberazione al Consiglio numero 878 del 29 giugno non risulta riportato il contenuto di una pagina, in verità è un po' più di una pagina, ma... Segretà, potrebbe dire che è la 412, perché è più quella approvata in giunta col sindaco. Ma è talmente vero che è citata anche nella premessa della deliberazione. No, ci sono altri errori che io ho detto al dirigente fuori dalla... Ci sono altre cose mancanti. Le chiedo solo una cosa, se è possibile. Però le voglio dire questo. È chiaramente riportato, poiché le delibere, come lei sa, sono riprodotte. Cioè non è una mera approvazione della delibera di giunta, ma è una delibera autonoma del Consiglio che naturalmente fa propria nelle premesse proprio la deliberazione numero 412 a cui lei fa riferimento, ed è la prima proposizione del premesso del Consiglio metropolitano. Con deliberazione del sindaco metropolitano numero 412 del 28 dicembre è stato proposto al Consiglio di approvare la proposta avente ad oggetto indirizzi e linee guida. È una, segretario, non voglio insistere. Prego. È la stessa delibera o è un'altra delibera? No. Come sempre è un'altra delibera, come no, sa. Segretario, e i contenuti dentro, i contenuti sono identici. Allora possiamo dire che la 412 sono identici, che sono è diventata di proposta al Consiglio? Sono identici, ma è nelle premesse, come lei dice. È nel primo punto della premessa, e in ogni caso, lo preciso, nello specifico il dirigente precisa che dal quarto capoverso della quarta pagina, dopo le parole di ogni comune, al primo della sesta pagina, prima delle parole, è necessario procedere. Cioè la delibera è pienamente integrata nella sua veste, diciamo, naturale. Si è trattato di, credo, di un problema di natura informatica, perché è un taglio atipico, ancorché si tratta di questioni di rilevante importanza a cui lei ben ha fatto riferimento. Diamo la parola al consigliere Iotta, che ha gentilmente atteso l'intervento del segretario generale. Prego, consigliere. Però, ecco, allora, premesso che questa delibera, per quanto mi costa, non è stata oggetto di modifica alcuna, premesso altresì che mi dispiace che questi rilievi pregnanti e significativi del collega David mi siano stati anticipati dalla stampa, io ho ricevuto almeno un paio di telefonate prima di questo, cioè appena abbiamo dato corso ai lavori, in cui mi hanno allarmato su questa zona rossa, cioè in effetti una sirena è partita sugli organi di stampa in ordine a questa delibera. E questo mi rammarica, perché se poi ci si riempie la bocca e risuonano in quest'aula parole di confronto, condivisione, poi questa condivisione purtroppo viene relegata a un comunicato stampa, quando poi se ne sarebbe tranquillamente potuto parlare, come si sta facendo in questo momento, con come dire, la serenità con cui ha riscontrato il segretario e la lealtà assoluta del dirigente, che ha avuto l'opportunità tempestivamente, addirittura prima del Consiglio, di precisare un errore materiale, mi duole veramente e mi lascia l'amaro in bocca questa, diciamo, premessa mediatica da parte del collega. Ne farò, diciamo, tesoro a futura memoria, quando ci sarà da confrontarsi faremo un attimo prima sugli organi di stampa e poi veniamo qua a confrontarci. Detto ciò, la delibera è la stessa, cioè su questo penso non ci sia più niente da polemizzare o da strombettare. In effetti si è trattato di un errore materiale. Sta di fatto però che già nella conferenza dei capigruppo i colleghi avevano condiviso l'opportunità di fare un'altra riflessione più approfondita, e questo troverà conferma nei colleghi sia Di Maiolo che La Coccia, in ordine a questa delibera. Tra l'altro sarà oggetto di un confronto anche con il Parco del Vesuvio, vogliamo organizzare una monotematica con il contributo del consigliere Maddaloni, con tutti i sindaci che vivono le difficoltà proprie della zona rossa. Senza voler entrare poi nel merito delle riflessioni che riguardano il piano strategico operativo a quale è stato dato tanto dall'ex provincia, che potete anche ammirare sul nostro sito, ma che la Regione poi a un certo punto ha ritenuto di dover mettere in disparte
per non aggiungere poi che magari avessimo il potere noi ancora di poter intervenire sulla zona rossa dal punto di vista urbanistico, laddove c'è una legge regionale da tanti anni che definisce e delinea in maniera netta e precisa quali sono le limitazioni degli incrementi possibili o gli interventi, cioè zero in quelle aree. Tutto ciò premesso, Sindaco, invito il Consiglio a rinviare il punto all'ordine del giorno. Grazie. Bene, c'è una proposta. Chiudete un po', chiedo scusa, c'è qualche microfono aperto. Grazie. C'è una proposta del consigliere Iossa di rinviare la delibera di cui al punto 23, quindi la mettiamo in... Prego. Chiedo scusa, ma voglio dire, credo che mentre abbiamo parlato di variazioni di bilancio, di aspetti abbastanza tecnici e gestionali, io credo che sia gravissimo da parte del collega Iossa, ma glielo dico in maniera democratica, di far rinviare questa delibera. Perché vede, questa delibera è frutto di studi anche universitari, voglio dire. Oggi non abbiamo il piano strategico operativo sulla zona rossa, assolutamente. Non è vero che questa delibera non limita l'azione dei comuni, Sindaco, glielo dico con molta chiarezza, questa delibera vincola i comuni a non incrementare i volumi. Non è vero, gli indirizzi della città metropolitana sono indirizzi seri e vincolanti. Non è un documento, lo dico... Lei si ricorda in Consiglio Comunale quando scherziamo sugli ordini del giorno? Non è un ordine del giorno, sono indirizzi. E come si fa a non condividere che dove si è fatto un sacco edilizio o alle pendici del Vesuvio o su altre zone puteolane, noi continuiamo a costruire? Allora è una vergogna che voi rimandate questa delibera. Io mi sono riservato di parlare alla stampa. Il dirigente che stimo a Rieti è stato chiamato da me ieri. Io non ho avuto risposte perché giustamente lui si è stupito di com'era la situazione. Nessuno ci credeva che mancavano le pagine, va bene? Nessuno ci credeva. Però prendete atto che se ne è accorto solo il sottoscritto. Il delegato all'urbanistica non se ne è accorto. Se io non venivo in quest'aula, non preavvisavo io a Rieti e non preavvisavo il segretario generale, l'atto che veniva votato in questa assemblea non era quello presentato con i vincoli che bloccano una serie di procedure. Allora... tutto si può fare, approvare, non approvare, rimandare, chiaramente io dichiaro la mia contrarietà al rinvio, ma ricordatevi le responsabilità che vi state assumendo rispetto a territori che aspettano un controllo dall'ex provincia, oggi città metropolitana, enti locali che si aspettano indirizzi, sindaco, i piccoli sindaci si aspettano indirizzo, per poter, io lo dico perché l'ho vissuto nella programmazione dei PUC, però vorrei l'attenzione per gentilmente, ma non perché voglio dire... Quando facciamo la programmazione, la copianificazione dei PUC, i sindaci che giustamente subiscono pressioni generali, non parlo di quelle malavitose, ma giustamente delle esigenze locali, hanno bisogno di indirizzi quando fanno le copianificazioni, hanno bisogno di vincoli, se no li lasciamo ostaggi di pressioni di ogni genere. Quindi io ritengo veramente sbagliato, mi sarei aspettato emendamenti, approfondimenti, nessuno ci tiene, voglio dire, ai documenti, ci tengo piuttosto al destino di quei territori. Noi abbiamo colmato un vuoto che non c'era il piano strategico operativo, non lo richiede neanche più la regione. Oggi usciamo da quest'aula come sempre con un rinvio sui bilanci della CTP, sul rinvio chissà quando di quando chiuderemo il piano strategico metropolitano, sul rinvio sulla zona rossa, rinviamo tutto e facciamo solo la spesa corrente. A questo ci siamo relegati. Allora, c'è una richiesta del consigliere Iossa, poi abbiamo l'intervento del consigliere Lì. Lei chiede di intervenire? Ah, perfetto. Consigliere Cascone, prego. No, sindaco, mi perdono. Noi abbiamo tanti punti all'ordine del giorno da discutere ancora e io capisco
le argomentazioni del consigliere Lebbro che ha partorito questa famosa delibera, cioè non so, facciamone una lapide, mettiamola da qualche parte perché sarà sicuramente importante. Io vorrei capire, vorrei chiedere al consigliere Lebbro, ma non adesso, ma lo dirà dopo, con quali strumenti lei pensa che il Consiglio metropolitano potrebbe autorizzare un ente che sta in zona rossa a fare nuova edificazione? Quindi no, io vedo tanta demagogia, sta approfittando di un errore commesso nella stesura di una delibera per fare l'ennesima campagna elettorale. Consigliere Lebbro, per favore, i problemi che lei sta evidenziando, quando sono veri e concreti, trovano l'approvazione del Consiglio, ma quando sono strumentali, per favore, per rispetto dell'intelligenza di tutti, ci faccia il piacere di ridurre al minimo i suoi interventi, se non chiedo troppo. Grazie. Va bene, allora, ricapitolando, non so se il consigliere Iossa vuole magari illustrare al Consiglio le ragioni di rinvio o no. Quindi mettiamo in votazione la richiesta... al collega che giustamente si è risentito della delibera. Sentite, noi siamo in un consesso democratico e dobbiamo parlare. Qua non c'è tempo che tengo. No, un attimo solo. Allora, io voglio chiedere al sindaco una sola cosa. Però... Lei ha avuto delle pressioni da parte mia per portare questa delibera in consiglio? Chi l'ha portata in consiglio? Io con lei non ho più rapporti, non la incontro più. Questa delibera riproposta al consiglio l'ha portata lei? L'ha portata lei questa delibera, sì, sindaco? Non deve fare l'interrogatorio. No, non sono stato io. Lei lo no. sa come funziona, non è sede di interrogatori, anche perché potrei da quel punto di vista mettere in difficoltà. Andiamo un attimo alla votazione della richiesta fatta dal consigliere Iossa, che ha chiesto di rinviare la votazione di questa delibera. Quindi mettiamo in votazione il rinvio ad altra seduta del Consiglio metropolitano, così come richiesto al consigliere Iossa. Chi è favorevole alzi la mano, chi si astiene, chi è contrario. Quindi passa a maggioranza il rinvio con l'astensione del sindaco, del consigliere Francesco Capasso e il voto contrario del consigliere Lebbro. Passiamo al punto 24 dell'ordine del giorno. Sindaco. Prego. Sì, anche su questa delibera, su cui tra l'altro avevo anche presentato una mozione, per la verità è maturata da parte sia del delegato al patrimonio Cagliazzo, sia da parte nostra un'idea di rinviarla. E questo perché... ci siamo resi conto che le tariffe richieste francamente sono molto alte. In realtà pensiamo tutti che in una città occorre avere uno spazio di libertà per poter svolgere convegni, per poter effettuare delle manifestazioni, eccetera. Sebbene il regolamento parla della possibilità, quando ci sono manifestazioni di un certo tipo che avvengono gratuitamente, ci sembrano troppo alte le tariffe stabilite per l'uso di questa sala e ancora di più per le tariffe previste per le altre due sale, che francamente sono anche in uno stato piuttosto miserando. Ora, io credo che su Santa Maria la Nuova ha fatto proprio una discussione seria, perché dovremo mettere in bilancio tante cose: il tetto che ha bisogno di essere rimesso a nuovo perché ci sta crollando in testa, l'intonaco che dovrebbe appartenere al grande progetto Centro Storico di Napoli, ma mi sono preoccupata di telefonare al RUP del grande progetto e mi ha detto prima di un anno questa cosa non ci sarà. L'apertura del Museo dei Pupi, che non si capisce perché deve rimanere chiuso. Ieri ho fatto insieme all'architetto napolitano un sopralluogo, non c'è assolutamente ragione per cui debba rimanere chiuso, ma anche tutta l'area museale che deve rappresentare un chiostro, che è entrato tra i chiostri dell'UNESCO. Allora forse è opportuno che questa delibera la rinviamo
e pensiamo a qualcosa di più complessivo per Santa Maria la Nova, non solo alle tariffe. Va bene? C'è una richiesta anche qui di rinvio della trattazione della delibera da parte della consigliera Coccia. Ha chiesto di intervenire il consigliere Ragusta, prego. Sì, sindaco, volevo intervenire innanzitutto per accodarmi a quello che la mia collega ha già espresso, perché visionando il regolamento io e altri colleghi abbiamo presentato un emendamento che magari va integrato sul prossimo consiglio in questo regolamento, perché ci siamo resi conto che non è esplicitamente detto quale sia la competenza per la gestione tecnica di questa sala, e quindi in questo vacatio è giusto che sia la direzione i sistemi informativi a dover gestire nel lato tecnico, quindi non amministrativo né nella concessione, ma solo tecnicamente questa sala, anche per poter garantire un uso più un uso migliore rispetto alle apparecchiature tecniche audiovisive, e quindi anticipo il mio voto favorevole al rinvio del punto all'ordine. Quindi abbiamo, ribadisco, una richiesta di rinvio, una proposta di rinvio che metterei a questo punto in votazione. Chi è favorevole a rinviare la delibera numero 24 alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, maggioranza astensione Francesco Capasso. Passiamo a questo punto al punto 25 dell'ordine del giorno, trasferimento delle funzioni in materia di politiche per il lavoro alla Regione Campania, presa d'atto il trasferimento *ope legis* della proprietà dei beni immobili adibiti a centri per l'impiego della città metropolitana di Napoli, Regione Campania. Mettiamo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione Francesco Capasso, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Punto 26 dell'ordine del giorno, presa d'atto della deliberazione di giunta regionale numero 541 del 7 agosto 18, approvazione dello schema di accordo di programma tra Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli e la SAPNA. Mettiamo in voto, chiesto di intervenire il consigliere Capasso Francesco, prego. Volevo avere soltanto un chiarimento in merito a questo punto all'ordine del giorno, perché teoricamente non vedo un motivo importante che possa comportare la nostra adesione a questo accordo, visto che fondamentalmente non so la linea politica del sindaco della città metropolitana, però non si sa se si tratta di impianti di compostaggio aerobici, anaerobici, misti. Questo nella proposta di delibera non è messo nero su bianco. Di conseguenza, non essendo messo nero su bianco, a meno che poi il sindaco, ecco, non abbia altri dati di cui può metterci a conoscenza, credo che, non essendo un atto dovuto questo accordo con SAPNA e la Regione Campania, volevo capire il perché di questa idea di accordo, e se ci sono, tra virgolette, rassicurazioni in merito alla tipologia di impianto di compostaggio, perché dagli atti presentati non si evince. Grazie. Allora, non si tratta di realizzazione di impianti, è una gara di cui si è fatta promotore la Regione Campania, perché la normativa di riferimento impone accordi interregionali per il trasporto della frazione FUT, quindi il tritovagliato umido, stiamo parlando quindi degli impianti, dello svuotamento degli impianti STIR in discarica, quindi è una gara che, tra l'altro, le anticipo, è andata anche deserta, quindi in realtà siamo arrivati tardi rispetto all'approvazione di questo atto. Quindi trasporto FUT dagli STIR ubicati in Regione Campania in altra regione, che impone l'intervento della Regione Campania perché la normativa di riferimento richiede in accordi interregionali. Bene, mettiamo in votazione la delibera. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, astensione di Francesco Capasso, immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Delibera numero 27, criteri generali per l'adozione del nuovo regolamento sull'ordinamento
l'andamento degli uffici e dei servizi, delibera sindaco 360 del 19 ottobre 2018, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene come prima. Punto 28. Adozione del nuovo regolamento delle posizioni organizzative della città metropolitana di Napoli, di quell'articolo 13, contratto collettivo nazionale del lavoro, 31 sottoscritto, maggio 18, per il personale del comparto, funzioni locali, deliberazione sindaco 307, 19 ottobre 2018. Metto in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene come prima. Punto 29, linee guida per l'elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 19-21, indirizzi per l'organizzazione e il funzionamento del sistema di prevenzione dell'illegalità e della corruzione, delibera sindacale numero 393 del 21-11-18. Ringrazio il segretario generale per il lavoro svolto per questa delibera, che metto in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene come prima. A questo punto abbiamo, come da inversione dell'ordine del giorno, la delibera numero 1 che è diventata numero 30, integrazione e modifica del programma triennale dei lavori pubblici 18-20 e dell'elenco annuale aggiornamento DUP 18-20. Mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, come prima. Abbiamo la delibera 31, variazione del bilancio di previsione 18-20, approvato in deliberazione del Consiglio metropolitano numero 67, 418, per euro 32 milioni per la concessione di finanziamenti diretti ai comuni dell'area metropolitana di Napoli, aggiornamento del DUP, chiede di intervenire il consigliere Cascone, che ne ha facoltà, prego. Grazie sindaco. Voglio fare, se il consiglio è d'accordo, io darei per letta la proposta, farei soltanto una sintesi, cominciando ad informare, ma credo che sia stato evidenziato anche da membri autorevoli del governo, la situazione per l'ennesima volta del grave disagio in cui versa la regione Campania dal punto di vista dei rifiuti. Noi è una parola che rievoca fantasmi abbastanza tristi, ma parlare di essere alla vigilia di una ipotetica nuova emergenza rifiuti non è essere così lontani dalla realtà. Come città metropolitana, così come il consigliere che mi ha preceduto, il consigliere Tozzi, siamo sempre molto attenti su questo tema, il sindaco ha provveduto in più occasioni a fare in modo che i comuni patiscano quanto meno possibile il disagio dovuto ad una situazione strutturale che non è da ieri, ma è sicuramente causata da una mancanza di un piano industriale che arriva almeno da 20 anni. Sulla scorta di queste considerazioni e in virtù del fatto che il piano strategico si sviluppa su due direttrici principalmente, sullo sviluppo economico e sociale del territorio e sull'incremento della qualità della vita mediante la salvaguardia dell'ambiente, abbiamo pensato di creare una serie di misure atte ad aiutare gli enti locali a sopportare il sistema in maniera più leggera, più adeguata, in particolare mediante la previsione di finanziamenti che vadano a migliorare soprattutto la raccolta differenziata, oltre che confortare i comuni per quanto riguarda la necessità di migliorare la qualità dell'aria. Queste argomentazioni si traducono in tre misure sostanziali, per le quali però io chiederei al Consiglio di apportare delle leggeri modifiche, e mi spiego. Noi in pratica stasera destineremo ben 32 milioni di euro, cosa di cui il Consiglio dovrebbe andarne fiero, per trasferire risorse in conto capitale per la realizzazione e l'ampliamento e il miglioramento delle dotazioni e della tecnologia dei centri di raccolta a supporto dei rifiuti, della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, trasferimento di risorse in conto capitale per l'acquisto di macchine spazzatrici, trasferimenti di risorse in conto capitale
per la messa in opera di interventi straordinari di ripiantumazione delle alberature. Io partirei da quest'ultimo punto, Sindaco, perché è chiaro che noi non possiamo dare finanziamenti per spese imputate al titolo primo, perché non possiamo finanziare spese correnti, ma è necessario, secondo me, aiutare i comuni anche a mettere in sicurezza il patrimonio arboreo di proprietà comunale. La tragedia che è accaduta a Fuorigrotta di recente ce lo insegna. Quindi io chiederei al Consiglio di impegnarsi affinché nel prossimo bilancio 2019 vengano stanziate delle risorse per consentire ai comuni di fare una mappatura, di fare una messa in sicurezza, di controllare il patrimonio arboreo comunale per evitare che sciagure del genere si ripetano. E siccome credo che l'aiuto più importante debba essere dato ai comuni per aiutare a migliorare il servizio di raccolta differenziata, io rispetto alle previsioni stabilite, sancite in questa proposta di delibera, sentite anche in questi giorni gli altri consiglieri comunali e alcuni amici metropolitani, alcuni amici degli enti comunali, persone che nel frattempo ci rappresentano la difficoltà che stanno vivendo in questo periodo, perché l'emergenza è alle porte ed è a volte drammatico spiegare ai cittadini che cosa significa. Allora, Sindaco, noi una delle difficoltà che i comuni, soprattutto i più piccoli, ma immagino in misura proporzionale anche la città di Napoli, patiscono in questa fase è derivante dalla difficoltà che la filiera raggiunga il suo equilibrio ottimale. E mi spiego. Noi facciamo la raccolta differenziata e abbiamo i rifiuti che possono essere riciclati, che stazionano nelle piattaforme dei consorzi di filiera che non sanno dove portarli. La plastica, il vetro, la carta sono intasano le piattaforme del Corepla, del Coreve, del consorzio regionale vetro, plastica e carta, spesso dando luogo così per incanto a incendi che poi vanno a liberare questi impianti. Quindi plaudo. Non l'abbiamo fatto prima, lo voglio fare adesso, la previsione di quelle risorse per migliorare il servizio di videosorveglianza su questi impianti. Paradossalmente, non avendo impianti per la cura e il trattamento del materiale organico, stanno andando deserte gare per l'umido a 200-210 euro a tonnellata. Il secco costa circa 140-150 euro a tonnellata, è dimostrato ai comuni che non conviene in Campania fare la raccolta differenziata, perché ci costa di più. E questo è scandaloso per i nostri cittadini, che non solo si devono tenere i rifiuti in casa, non solo li cacciano una volta al giorno fuori, quindi gli chiediamo sacrifici e poi gli aumentiamo pure la tassa, che essendo a consuntivo non può che aumentare. Quindi aiutare i comuni a migliorare la raccolta differenziata, secondo me, è una priorità in questa fase. E quindi io proporrei al Consiglio, Sindaco, di fare due modifiche a questa proposta di delibera. Sindaco, se posso, perché credo che sia importante. Allora, la prima è che al punto B noi andremo a finanziare, nella proposta di delibera è previsto il finanziamento, il trasferimento di risorse in conto capitale per l'acquisto di macchine spazzatrici. Io emenderei questo punto aggiungendo a macchine spazzatrici anche automezzi e o attrezzature per il miglioramento della raccolta differenziata. Quindi non limitando la previsione di 8 milioni e mezzo soltanto per l'acquisto di spazzatrici, ma cercando di dare ai comuni la possibilità di finanziare anche altre attrezzature che servono a migliorare il servizio di raccolta differenziata, anche in virtù del fatto che molti comuni hanno già appaltato all'esterno il servizio di spazzamento meccanico e quindi potrebbe non essere così necessario l'acquisto di una spazzatrice. Quindi integrare questa cosa e poi infine modificare, quindi ridurre l'importo con il quale andremo a finanziare la piantumazione ed incrementare quello previsto per il trasferimento di risorse in conto capitale per la realizzazione e l'ampliamento della dotazione della tecnologia dei centri di raccolta. Quindi ridurre leggermente gli oneri per nuova piantumazione e aumentare quelli per il miglioramento dei centri di raccolta. Perché? Perché nel frattempo
molti, quasi tutti i comuni hanno dei centri di raccolta e delle isole ecologiche. Nel frattempo la tecnologia, che fa passi avanti, ha reso possibile la messa a disposizione per questi centri di raccolta anche di tecnologie nuove, moderne, che possono aiutare ad incrementare sempre di più il servizio di raccolta differenziata. Sindaco, cosa che per noi è fondamentale anche in virtù di quello che accadrà l'anno prossimo. Cioè l'anno prossimo l'impianto di Acerra, e assieme al direttore generale, assieme alla dottoressa, all'ingegnere Celano, siamo stati in regione più volte con il vicepresidente Bonavitacola per parlare di Acerra, e c'è anche il sindaco che è qui con noi. L'impianto di Acerra l'anno prossimo avrà una manutenzione straordinaria. Quindi l'anno prossimo l'impianto di Acerra avrà una manutenzione della turbina che bloccherà tutte e tre le linee di produzione di energia e quindi di trattamento dei rifiuti, cosa che comporterà un blocco totale dello smaltimento dei rifiuti. Quindi il sindaco già si sta attrezzando con delle ordinanze ad hoc per individuare delle nuove aree di stoccaggio per far sì che non si patisca troppo questa difficoltà. Però oggi dare la possibilità ai comuni di aumentare la raccolta differenziata significa cercare di alleviare questi patemi d'animo. Quindi riassumendo, e quindi chiederei l'attenzione anche del segretario e del direttore generale, io chiederei di approvare questa modifica così, di approvare questa delibera così modificata, così, cioè al punto B dell'atteso di pagina 3, di aggiungere per l'acquisto di macchine spazzatrici, di aggiungere al punto B dell'atteso di pagina 3, trasferimento di risorse in conto capitale per l'acquisto di macchine spazzatrici, virgola, automezzi e o attrezzature per il miglioramento della raccolta differenziata dei comuni. E poi, se il Consiglio è d'accordo, di modificare gli importi riducendo la parte relativa alla piantumazione ed incrementando quella relativa al miglioramento dei sistemi tecnologici e di attrezzature per i centri di raccolta comunali. Lo deciderà il Consiglio. Io posso proporre di portarlo a 12 milioni quello di piantumazione e a 11 milioni e mezzo quello per il miglioramento dei centri di raccolta. Però è chiaro che questo perché dagli archivi dell'ingegnere Celano, quindi del settore ambiente, per gli anni passati per i centri di raccolta sono arrivate richieste per circa 11 milioni. Quindi in qualche modo, se esiste una consuetudine, se esiste un dato consolidato di impegno di spesa, potrebbe essere necessario colmare e quindi assicurare a tutti i comuni il recupero di questi finanziamenti che sicuramente li aiuterebbero nella gestione di un periodo, soprattutto nei prossimi tempi, che si preannuncia non tanto roseo. Grazie, scusatemi se mi sono dilungato. Consigliere Tozzi e poi consigliere Iovino. Grazie, sindaco. Allora, prima di dire qualcosa sull'intervento del mio successore alla delega all'ambiente, volevo sottolineare che nell'ambito appunto della riorganizzazione del piano triennale dei lavori pubblici si sono fatte appunto delle modifiche per cui per quello che riguarda gli interventi da fare sulle coste sono stati esclusi alcuni interventi importanti, chiaramente appunto a mio avviso, che riguardano in modo particolare alcuni comuni come Monte di Procida e come Capri, Anacapri, comuni un pochino più piccoli dove c'era una progettazione che non era stata completata e quindi gioco forza si sono dovuti in qualche modo escludere, almeno per quest'anno, il 2018, questi interventi importanti. Però vorrei rassicurare i sindaci dei comuni, come dicevo, in modo particolare Monte di Procida, Capri, Anacapri, Vico Equense e anche Meta di Sorrento, che saranno ripresentati nel prossimo DUP, certamente, e quindi nell'annualità 2019, visto, come dicevo e ribadisco, che mancava, diciamo, la procedura completa per poter accedere
e poter fare i lavori entro il 2018, quello che ci siamo detti prima, i progetti esecutivi non erano pronti perché mancavano un po' di autorizzazioni, visto appunto che queste autorizzazioni in modo particolare per le coste sono complesse e interessano più organi istituzionali, quindi sono un po' più lunghi dei precedenti, ma come dicevo appunto ci riproponiamo di ripresentarli nel 2019 in modo concreto e mi auguro poi che possano, diciamo, vedere l'attuazione e quindi in qualche modo rassicurare i cittadini dei comuni interessati. Questo per quello che riguarda il piano triennale dei lavori. Volevo dire qualcosa relativamente appunto all'intervento del consigliere delegato all'ambiente, che la proposta credo che possa essere presa in considerazione, anche se la problematica è molto complessa, secondo me ha bisogno anche di un approfondimento da parte di Città Metropolitana. Come ambientalista mi sono interessato in passato, ma continuo a interessarmi, visto appunto che sono d'accordo sulla questione che è possiamo in qualche modo aspettarci questa emergenza rifiuti del prossimo anno, visto la interruzione che avrà il termovalorizzatore di Acerra, e quindi prepararci anticipatamente a in qualche modo compensare e contrastare quello che tutti quanti si scrivono e quello che tutti quanti dicono, la prossima, diciamo, emergenza rifiuti. Questo finanziamento va nella direzione giusta, credo che sia opportuno da parte di Città Metropolitana attrezzarsi. Le misure le vedo condivisibili. Sulla questione della piantumazione, forse no, io non so le cifre iniziali, però su 7 milioni, era 7 milioni di meno, potremmo in qualche modo mediare nel merito del capitale, diciamo, da investire, perché anche la piantumazione, di cui si è fatta anche una delibera precedente con, da parte del sottoscritto, con investimento di 400.000 euro a favore della piantumazione dei comuni, mi auguro appunto che possa essere in qualche modo ridimensionata, perché rendo sì, e sono convinto appunto dell'importanza dei mezzi a favore dell'incremento della raccolta differenziata, che va sicuramente auspicato e va sopportato anche da un punto di vista finanziario. Però credo, proprio in virtù di quello che ha detto il consigliere, dopo la strage di alberi che c'è stato in seguito appunto all'emergenza maltempo e all'emergenza quindi meteorologica, sia, non dico un dovere, ma sia importantissimo ripiantumare e rendere sempre più verde i nostri comuni e la nostra città, in modo particolare Napoli, che vedo che ha subito un danno probabilmente maggiore rispetto ai comuni della provincia. Quindi sostanzialmente d'accordo con la proposta di delibera, però rimodulare quello che è l'equilibrio tra piantumazione e acquisto dei mezzi tecnologici, se è possibile. Quindi aspetto appunto che possa essere accolta anche questo così rimodellamento dei due interventi e delle due misure. Grazie. Sì, quindi mi pare che ha chiesto di... Consigliere Capasso, prego. Sì. Allora, sì, pur condividendo, diciamo, tutte le riflessioni e l'integrazione che tu vuoi apportare e ce lo stai sottoponendo, io sono invece preoccupato per, diciamo, il deliberato, nel senso che l'atto deliberativo, sono preoccupato perché l'atto deliberativo è accompagnato dai pareri, non solo dai revisori, dai pareri del revisore e quant'altro, andando a stravolgere senza apportando delle modifiche a questo atto deliberativo, potremmo incorrere a delle difficoltà per l'atto in sé, e quindi io le accetterei, le accoglierei più come raccomandazioni per il prosieguo, perché noi avremo modo di intervenire su questa problematica. Starei attento in effetti ad apportare delle modifiche senza poi dopo che ci sono i pareri dei tecnici e dei revisori. I pareri li teniamo qua in carne e ossa, perché c'è la ingegnere Celano e la dottoressa Camille, quindi eventualmente
Quindi prima di far intervenire i dirigenti, però mi pare che c'era il consigliere Cascone che voleva intervenire nuovamente, poi vorrei dire anche io due parole, grazie. Sì, sindaco, sono d'accordo con le argomentazioni del consigliere Tozzi, quindi io riformulo il mio emendamento e amplierei la gamma delle attrezzature finanziabili, quindi oltre alle spazzatrici io aggiungerei automezzi e o attrezzature per il miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti e sposterei soltanto 2 milioni di euro dalla piantumazione alle attrezzature per i centri quindi, di raccolta. Scusi consigliere, la tipologia B, trasferimento di risorse in conto capitale per l'acquisto di macchine spazzatrici e lei aggiunge anche automezzi e attrezzature per il miglioramento della raccolta differenziata. Perfetto. Sì, per ampliare la gamma dei beni finanziabili. Perfetto. E sposterei soltanto 2 milioni, se quindi andando incontro anche alle esigenze del consigliere Tozzi, dalla piantumazione alle attrezzature per centri di raccolta. Sindaco, però facendo un'ultima raccomandazione che avevo dimenticato. Queste sono attività da completarsi entro il 31 dicembre. È un'attività enorme, immane, per la quale gli uffici dovranno lavorare.